Prego il segretario generale di procedere all'appello nominale dei consiglieri. Fioravanti Marco. Presente. Agostini Mauro. Agostini Mauro. Ameli Francesco. Presente. Ascarini Marica. Buono Presente. Alessandro. Presente. Camele Leonora. Cannella Stefano. Cappelli Luca. Presente. Castelletti Laura. Celani Piero. Cenciarini Flavia. Filiaggi Alessandro. Presente. Frinquellucci Pietro. Girardi Micaela. Presente. Lattanzi Luigi. Mancini Vincenzo. Mancini Vincenzo. Massi Daniela. Presente. Narcisi Carlo. Narcisi Segretario, scusi, Carlo. sono Agostini. Sono presente, non sentivo bene. Non ho capito chi è. Agostini. Narcisi Carlo. Nardini Emidio. Pagliacci Alessio. Pantaloni Francesca. Presente. Petracci Patrizia. Presente. Premice Emidio. Presente. Procaccini Angelo. Rosa Alessio. Seghetti Piera. Presente. Simonetti Maurizio. Speri Massimo Maria. Stipa Elena. Tacchini Mario. Presente. Tamburri Massimo. Trontini Laura. Presente. Viscione Francesco. Assente. Prego, Presidente. Grazie, segretario. Nomino due Buonasera, consiglieri. sono Mancini, scusate, ma non ho sentito la chiamata io proprio, non riesco. Mancini Vincenzo. Sì, presente, buonasera. Grazie, buonasera. Prego, scusi. Due consiglieri di maggioranza, Simonetti e Stipa, uno di opposizione Tamburi alla funzione di scrutatori. Il consiglio presumibilmente lo finiremo per le 17. Chiedo al sindaco se ci sono comunicazioni. No? Ora passiamo al primo punto all'ordine del giorno, risposta all'interrogazione numero 3, a risposta orale presentata in data 7 marzo 2023 dai consiglieri comunali Ameli Francesco, Fringuellucci Pietro, Procaccini Angelo, Partito Democratico, in merito alla chiusura e contestuale spostamento del corso di laurea in tecnologie innovative per i beni culturali. Prego il consigliere Ameli. Consigliere? Non gli prende, aspetta un attimo. Non gli Attendiamo un prende attimo. internet. E non prende internet adesso. Si sta riconnettendo. La nostra
Allora, non so se in attesa. Sente? Sì, adesso la sentiamo. Prego. Mi scusi, purtroppo no. Speriamo che funzioni. Questo è nello scusare, così se mi funziona adesso tutto ok? Prego. Niente. Ok, grazie. No, scusandomi purtroppo per l'assenza forzata dal Consiglio Comunale. Dicevo, questa interrogazione nasce da una informazione appresa oramai un po' di tempo fa, perché parliamo di un mese fa praticamente, di una comunicazione data al corso di laurea laurea in tecnologie innovative per i beni culturali, che come sappiamo è stato un corso di laurea ed è un corso di laurea caratterizzante proprio anche la città di Ascoli Piceno, che ha, come sappiamo, sede da molto tempo ormai sul lungo Castellano. Come dicevo, è un corso di laurea che ha caratterizzato la città, ma il 6 marzo è stata pubblicata la notizia dello spostamento di questo corso di laurea nella sede di Cabino. A seguito di questa iniziativa, come abbiamo visto, ci sono state poi delle notizie, un po' di attivismo. Devo dire che è stato smosso grazie proprio a questa interrogazione, quindi forse qualcosa sembrerebbe essersi risolto rispetto alla permanenza di questo corso di laurea. Ora è del tutto evidente che l'aspetto è politico, perché è interesse dei firmatari sapere se il comune di Ascoli era a conoscenza della scelta effettuata dall'Università di Camerino, se il CUP, il Consorzio Universitario Piceno, che ci risulta abbia cambiato la presidenza proprio a fine febbraio, fosse a conoscenza di questa scelta, se politicamente il comune ritiene necessario il mantenimento della sede del corso di laurea proprio ad Ascoli Piceno, e quali iniziative si intendono mettere in atto il mantenimento. Faccio una premessa, ancora prima della risposta, che penso che per un servizio che noi riteniamo debba essere pubblico, comunque, che debba, seppur con caratteristiche no, in qualche modo private, non può essere fatta una valutazione esclusivamente sul numero degli iscritti al corso, e contestualmente a fianco a questo ragionamento la necessità doveva solo per questo corso di tecnologie innovative per i beni culturali, ma pensare di investirci e mantenerlo e anzi continuare in questo percorso di investimento, perché altrimenti i cedimenti rischiano di essere dei segnali di certo di non di buona specie, soprattutto dopo che la città di Ascoli Piceno ha molto investito, perlomeno a parole, per Ascoli e della cultura, che come sappiamo è stata diciamo aggiudicata alla città di Pesaro. Quindi adesso questa è diciamo l'interrogazione, queste erano le domande che come consigliere comunale abbiamo posto al sindaco. Consigliere Ameli, saluto tutti i consiglieri presenti, buon pomeriggio. Ringrazio i consiglieri comunali del PD per questa interrogazione, perché ci consente di ricordare il grande investimento che questo comune sta attivando da 4 anni a questa parte per i nuovi corsi universitari e per l'incremento degli iscritti e dei corsi di laurea qui nella nostra città. Un fatto diciamo epocale che fa guardare con molta fiducia e speranza per il futuro. Questa amministrazione comprende assolutamente il valore, l'importanza rivestita dal corso di laurea in tecnologie innovative per i beni culturali, che ha sede ormai da diversi anni ad Ascoli e rappresenta un polo di interesse per gli studenti ascolani e anche per gli studenti che vengono da fuori. Noi ovviamente siamo intervenuti già un anno fa
quando si paventava questa idea di portare questo corso a Camerino, e io ho convocato il rettore dicendo che per noi è importante mantenere questo corso qui. Infatti nel 2022 è stato mantenuto. Poi io ho anche firmato insieme agli studenti del corso per il mantenimento del corso qui, quindi assolutamente siamo in linea con gli studenti, con i professori, per mantenere questo corso qui. Poi il rettore in un'assemblea del CUP ha manifestato questa esigenza di portare il corso a Camerino, perché c'erano 7 studenti al primo anno, 5 al secondo e 11 al terzo, e quindi allora io ho convocato il rettore mi sono fatto assicurare che comunque il secondo e terzo anno venga mantenuto qui ad Ascoli, quindi corso di tecnologie innovative per i beni culturali per chi già iscritto verrà mantenuto qui ad Ascoli Piceno. Però abbiamo fatto una cosa ulteriore, abbiamo chiesto un impegno ufficiale all'Università di Camerino per portare 2 nuovi corsi, quindi c'è stato l'impegno da parte dell'Unicam di portare un corso di laurea triennale grazie al nostro sollecito e grazie anche al nostro impegno, perché noi ci siamo impegnati anche a sostenere insieme a Unicam questi nuovi insediamenti, il corso triennale di arti, industrie creative e beni culturali e un corso di laurea magistrale in paesaggio ed agricoltura in collaborazione insieme alla Politecnica, per dare poi uno sviluppo alla triennale che grazie a noi abbiamo riportato ad Ascoli dopo 30 anni, la triennale in l'Università di Agraria. E quindi abbiamo, ovviamente non eravamo favorevoli a questa scelta, però questa è una scelta solo in capo ad Unicam, perché in realtà vi ricordo che la scuola di architettura è indipendente, autonoma, quindi ha una sua struttura, e ringrazio anche il direttore Massimo Sarcolini che sta lavorando in modo eccellente qui ad Ascoli e con il quale abbiamo un grande rapporto, una grande collaborazione. Stiamo sviluppando anche un progetto di Ascoli città metromontana. Però questa è una scelta in capo ad Unicam a Camerino, e hanno fatto questa scelta. Noi ovviamente abbiamo ottenuto un importante risultato, che comunque sono i 2 corsi nuovi, un impegno di portare anche un dottorato e mantenere qui il corso di tecnologie innovative per i beni culturali per il secondo e terzo anno. Questo è stato il nostro impegno, e siamo molto contenti che con l'Università di Camerino e anche con la Politecnica delle Marche stiamo inaugurando ogni anno nuovi corsi, perché tra poco insieme alla Politecnica delle Marche annunceremo il nuovo corso in tecniche di radiologia all'ospedale Mazzoni, quindi stiamo incrementando, quindi grazie a questa amministrazione abbiamo avuto uno sviluppo universitario e una centralità universitaria, quindi continuiamo a lavorare su questo fronte. Nel frattempo vi aggiorno che stiamo lavorando sul progetto esecutivo per il polo per l'Italia City Branding, il finanziamento che abbiamo avuto di oltre 1 milione per il polo dove verrà un polo tecnologico scientifico, una parte dedicata all'università e una parte sotto dove c'era l'allora sestiere nel Sant'Angelo Magno,
Anche quello è importante, perché stiamo ragionando con le università per dare anche lì uno sviluppo universitario e per cercare anche di lavorare sullo studentato, perché in realtà la vera esigenza ad Ascoli è quello di realizzare uno studentato, perché i ragazzi in questo momento, soprattutto post sisma e post, diciamo ancora non post, ma 110, diciamo ci sono poche case in affitto e gli studenti hanno bisogno di alloggi anche vicini all'università, quindi il nostro obiettivo è anche di realizzare lo studentato che può consentire una maggiore attrattività. Grazie al sindaco, non so il consigliere Ameli se vuole intervenire per le repliche. Presidente, abbastanza no. Tu conferma, sentite tutte le immagini, si spero. Ok, dicevo, il sindaco di fatto conferma lo smantellamento del corso di laurea della città di Ascoli Piceno. Queste parole sono, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, un macigno rispetto ad una prospettiva che il comune di Ascoli aveva dato, rispetto ad una narrazione che ci eravamo dati come Ascoli città candidata capitale della cultura. Un macigno perché è lo stesso sindaco ad ammettere che non è stato in grado di mantenere il corso di laurea, tanto che rimarrà solamente per i prossimi 2 anni per gli iscritti, insomma, che termineranno il ciclo. Penso che sarebbe stato necessario procedere in maniera totalmente alternativa. Sarebbe stato necessario procedere con una lotta, come spesso ci ha abituato a fare, a meno che quando queste lotte non fossero state di pura propaganda politica, perché a questo punto viene il dubbio, anzi si ha la certezza di tale comportamento. Una lotta per mantenere un corso storico nella città di Ascoli Piceno, e che anzi si sarebbe dovuto fare un investimento forte attraverso il CUP, il quale se porta corsi di laurea ma poi dopo non porta studenti iscritti rischia di non svolgere la sua funzione per la quale è nato. Quindi una risposta assolutamente non soddisfacente da parte del sindaco, il quale dice da un lato grazie a lui si porteranno dei risultati per nuovi corsi di laurea, ma non dice che grazie a lui si perde quello in conservazione dei beni culturali. Quindi ci dia una risposta: o è lui che porta corsi di laurea e quindi è anche lui che li fa perdere, oppure è merito esclusivamente dell'unica e delle sue programmazioni politiche diciamo rispetto ai corsi di laurea. Quindi una risposta non soddisfacente, che della quale prendiamo atto, e prendiamo atto dell'ennesima sconfitta per la città, diciamo, oltre i proclami delle giornate storiche diciamo le inaugurazioni dei marciapiedi, sulle cose che contano proprio non ci siamo. Grazie. Passiamo al punto iscritto all'ordine del giorno al numero 2, protocollo d'intesa sulla valorizzazione del patrimonio pubblico tra la Prefettura di Ascoli Piceno, il Ministro dell'Interno, Ministero dell'Interno, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, il Ministero della Giustizia e il Ministero della Cultura, Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Marche e il Comune di Ascoli Piceno. Approvazione qui il sindaco per chiedere poi, come anticipato nella commissione, il ritiro della proposta. Sì, grazie Presidente. Questo protocollo d'intesa sulla valorizzazione del protocollo pubblico è di grande importanza, perché cambia un po', diciamo, la centralità dei servizi nella nostra città, e comunque è un protocollo molto importante. E avendo avuto una diciamo richiesta da parte del Demanio di posticipare questa firma del protocollo, perché dobbiamo affinare, perché è un protocollo importante che coinvolge il Demanio, la Prefettura di Ascoli Piceno, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, il Ministero della Cultura, la Sovrintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata,
e abbiamo concordato insieme di posticipare questa discussione del protocollo di qui a metà maggio, e quindi diciamo chiedo il rinvio di questa delibera al Consiglio per portarla di qui a tra un mese e mezzo. Prego. Su cosa, scusi? Sul rinvio? Prego. Buonasera a tutti. Abbiamo appreso ieri in commissione che c'erano delle discussioni ulteriori da approfondire, comunque delle cose da sistemare per quanto riguarda questo protocollo, che sicuramente negli intenti è del tutto condivisibile, almeno a mio avviso, perché laddove c'è un risparmio di spesa anche ingente, viste le cifre di cui si sentiva, sicuramente non può che vederci favorevole. Quello che mi lascia un po' basito, signor Sindaco, è che già oggi sui giornali si parlava dell'affidamento della gestione dei giardini Colucci alla Curia Vescovile, come una cosa già fatta. E questo, insomma, la dice lunga sulla politica degli annunci di cui abbiamo parlato più volte anche in questa sede. E mi meraviglia a maggior ragione del fatto che esce proprio a ridosso dell'annullamento dello stesso appuntamento, che io mi auspico, come tutti noi qui dentro, che si possa fare senza ulteriori indugi e che sia favorevole per tutta la cittadinanza. Però a tutt'oggi non conosciamo né il motivo né se ci sono delle cause ostative gravi, non abbiamo la più pallida idea, quindi può darsi pure che si possa rimandare, speriamo non si ne die, ma sicuramente non si conosce ancora fino a quanto. Dicevo, a maggior ragione in questo tipo di incertezza, e al di là poi della discussione tecnica che faranno gli organi competenti, no? Tipo, abbiamo visto che per esempio la caserma dei vigili verrà allocata, almeno negli intenti, nell'ex mattatoio e la stazione carabinieri in pieno centro. Io non è il mio mestiere, per carità, l'unica perplessità che mi viene così immediata è di dire che un pronto intervento in una via così stretta è sicuramente, secondo me magari, però ripeto, la decisione la prenderà chi è più esperto, non è il massimo dal punto di vista dell'agibilità. Ma detto questo, volevo soltanto rimarcare, purtroppo ancora una volta, che la cittadinanza apprende di una realtà come quella, diciamo, della gestione in questo caso dei giardini Colucci come se fosse un progetto già approvato, come se fosse una cosa non solo in fieri ma già determinata, e la cosa sinceramente non è il massimo per quanto mi compete. Grazie. No, stavo dicendo. Non so se c'è qualche altra, magari così comune. No, se c'è qualcuno. Prego, allora il sindaco. Però allora sì, rispondo al consigliere Speri dicendo che sul protocollo, sul merito discuteremo poi quando portiamo in discussione la delibera, ovviamente ascoltando tutti i punti di vista, perché ovviamente è un protocollo che va in Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la politica degli annunci, vi ricordo che gli annunci avvengono quando uno parla, nel senso, non è che se un giornale scrive un articolo io ho annunciato qualcosa, non funziona così, viene citato ma non c'è virgolettato, che significa? Anche se un giornale cita lei, quindi che succede? Quindi no, dicevo che comunque c'è una richiesta da parte della Curia di adottare, siccome abbiamo fatto il progetto Adotto una Iola, cioè da parte della Curia l'adozione di quel circolo Colucci, che è una cosa interessante. La risposta ovviamente nostra alla Curia è stata di dire, dopo che porteremo il protocollo d'intesa, in Consiglio Comunale, dopo che lo firmeremo, il giardino secondo questo protocollo torna al comune
allora potremmo far adottare quel giardino alla cura, che comunque rimarrà un giardino pubblico aperto a tutti. E quindi, visto che diciamo il protocollo era all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, legittimamente è stato scritto sul giornale questa cosa. Non è che io ho annunciato che da domani riapriamo il Colucci, non l'ho fatto. E rimandiamo questa delibera non per ragioni nascoste, perché il protocollo, il demanio ci ha scritto ieri protocollando una richiesta di rinvio della sottoscrizione del protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 78/1990 finalizzato all'attuazione del piano di valorizzazione e realizzazione del comune di Ascoli Piceno. Quindi solo diciamo chiediamo il rinvio solo per rispettare la legge da una parte e per diciamo un impegno istituzionale con altri enti dello Stato. Se non ci sono altre domande, interventi, io pongo in votazione il ritiro della proposta, quindi chiedo al segretario di procedere. Fioravanti Marco. Ah, prima facciamo quelli, sì, scusa. Agostini Mauro. Favorevole. Ameli Francesco. Ameli Francesco. Assente. Se non mi rispondono io non posso darli per presente. Ameli Francesco. Vabbè, lo richiamo dopo. Ascarini Marica. Favorevole. Cappelli Luca. Favorevole. Filiaggi Alessandro. Filiaggi Alessandro. Assente. Mancini Vincenzo. Favorevole. Massi Daniela. Favorevole. Pantaloni Francesca. Favorevole. Petracci Patrizia. Favorevole. Trontini Laura. Trontini Laura. Assente. Ameli Francesco. Trontini Laura. Lo leggo, non si sente. Vabbè, mettiamo assenti. Votazione in aula. Consiglieri favorevoli. All'unanimità. Ora procediamo alla discussione di qualcuna delle mozioni che abbiamo iscritto all'ordine del giorno. La prima iscritta è quella relativa presentata dal consigliere Massimo Tamburri per l'esenzione del pagamento della sosta in stagli azzurri e per la libera circolazione dell'area ZTL per auto elettriche e ibride. Presidente, sì, io dopo, insomma, essendo intanto una mozione nel 2019 e un po' di cose sono cambiate, ma poi ho avuto un chiarimento con la comandante dei vigili, per cui abbiamo capito che la situazione insomma è più complessa e si è complicata negli anni, per cui la ritiriamo e ragioniamo su altre forme di intervento in questo senso. Allora diamo atto del ritiro della mozione da parte del consigliere Tamburri. Passiamo a quella successiva, mozione presentata dal consigliere comunale Emidio Premici sulla messa in sicurezza della strada SS4 Salaria, località Taverna Piccinini, chilometro 171. Sì, buonasera, grazie Presidente. Un saluto a tutti i presenti e anche alle persone collegate da remoto. Anche questa mozione può dirsi, per così dire,
non dico obsoleta, però superata, perché nel frattempo, dopo il lavoro dell'amministrazione e di concerto con altri enti del territorio, come la Regione, come l'attuale commissario del Sisma, l'onorevole Guido Castelli, e il Ministero delle Infrastrutture, finalmente si è messo mano ad un annoso problema sulle infrastrutture del territorio che riguarda la messa in sicurezza della statale SS4 Salaria all'altezza del paese di Mozzano, al chilometro 171, un luogo teatro di numerosissimi incidenti, ben 53 in questi anni, fin dalla sua realizzazione, ovvero dall'inizio degli anni 90, con ben 3 morti. Un tratto che ha tenuto sotto scacco prigionieri, anche residenti della zona di Taverna Piccinini, che sono tutt'oggi impossibilitati ad uscire in sicurezza dalla propria corte, dei propri condomini o delle proprie case, perché in quel punto, per chi non lo ha presente, si vanno a ricongiungere 2 arterie, una a scorrimento lento con un limite del 50 km orario, ovvero la vecchia strada consolare Salaria, che esce appunto dal centro abitato di Mozzano per andare verso le zone montane, e l'altra invece a scorrimento veloce con un limite di 70 km orari, anzi 80 per chi giunge addirittura da Ascoli, oltretutto in una zona, in un tratto in curva. Ciò ha portato appunto numerosi incidenti, e il sottoscritto, il gruppo di Ascoli, e poi appoggiata anche dagli altri consiglieri, anche nelle sedute della commissione, ha proposto questa chiamata d'impegno nei confronti del sindaco e del comune affinché si sollecitasse un intervento da parte dell'ANAS, che è l'ente gestore, e di tutte le altre autorità. Così è stato, ringrazio per questo il sindaco Marco Fioravanti, ringrazio tutti i colleghi e chi si è adoperato, come ovviamente l'allora assessore alla ricostruzione Guido Castelli, la Regione Marche con il presidente Acquaroli, gli organi di governo e ovviamente l'ingegner Soccodato, che è il commissario straordinario per la Salaria. Non avrei mai immaginato, quando ho presentato la mozione, che in così poco tempo si potesse giungere a questo notevole risultato. Ricordiamo che il progetto prevede l'impiego di lo stanziamento di 25 milioni di euro, un progetto molto articolato sul piano tecnico, che andrà a risolvere questa annosa questione. I lavori, ricordo che, per chi non lo sa, sono già iniziati con dei saggi archeologici, si procederà adesso, l'ultimo aggiornamento parla di appunto si procederà adesso alla fase di esproprio e poi alla vera e propria canterizzazione dell'opera. C'è grande soddisfazione e credo che sia un importante risultato per l'impegno profuso, per gli incontri fatti e la sollecitudine con cui si è andata avanti da parte di questa amministrazione. Grazie. Allora, sì, diamo il ritiro della mozione, il sindaco vuole intervenire però sulla punto. Sì, volevo intervenire, ringraziando il consigliere Premici per questa mozione. Questa è la testimonianza viva che questa amministrazione non fa annunci, annuncia solo dopo che i cantieri sono partiti. Questa è la grande differenza questa amministrazione, e è il valore di questa amministrazione, il non annunciare, non promettere, perché in politica siamo abituati da troppi anni ad avere promesse non mantenute. In realtà questa amministrazione non ha promesso nulla e ha annunciato solo dopo che le cose sono partite. Questa è una cosa che vado orgoglioso, perché questa è una caratteristica di questa maggioranza, e ringrazio tutti i consiglieri, tutti i partiti della maggioranza, perché in realtà questo è uno stile nuovo,
molto innovativa a livello politico, questo nuovo modo di far politica. E quindi da 20 anni si faceva questa battaglia, noi è 4 anni che senza annunci, senza comunicati, solo con atti presentati in comune come questa mozione, abbiamo sollecitato ovviamente l'ANAS e grazie all'ANAS, grazie al commissario per la ricostruzione, il senatore Castelli, grazie a un lavoro che abbiamo fatto insieme a tutti i parlamentari del territorio, grazie a questo governo siamo riusciti a far partire dei lavori importanti che cambieranno comunque la viabilità verso la capitale, verso Acquasanta, ma anche verso Rocca Fluvione, perché come diceva il consigliere Premici abbiamo registrato molti incidenti lì e consente da una parte di migliorare la viabilità, da una parte arricchire anche l'accoglienza di chi da Roma entra in città di Ascoli venendo verso Mozzano. Quindi io proporrei di votare questa mozione per dare sostegno ancora di più a un lavoro annunciato solo dopo che l'abbiamo iniziato. Signore Premici, quindi la poniamo in votazione. Allora la poniamo in votazione. Quindi prego il segretario di porre in votazione la mozione. Prego. Agostini, ma... Scusi, segretario. Onorevole. Posso chiedere una cosa? Cioè, innanzitutto applaudo anch'io a questa cosa, perché laddove ci sono dei lavori che ovviamente servono, delle opere necessarie, però volevo dire, ma non avevamo già votata questa cosa qui all'atto della, quando fu annunciato lo stanziamento dei fondi in qualche consiglio fa? Ricordo male? Ah. Poi una curiosità, ma quando la variante urbanistica, quindi, che approvava questo progetto? E adesso invece che cosa cambia? Cosa è cambiato rispetto a prima? Rispetto a... Grazie, ho capito. E quindi adesso invece sono stati approvati i lavori. Ah, quindi su quella riguarda sempre la solita cosa, quindi diciamo, mi interessa di capire se dal punto di vista temporale parliamo della stessa cosa. Perché, allora, se mi permettete una piccola curiosità anche qui, ma a quel tempo il commissario straordinario per la ricostruzione era il signor Legnini o mi sbaglio? Il progetto è stato autorizzato solo qualche mese fa in realtà, quindi è una cosa... Grazie, molto... ho capito. Se ci sono altri interventi poniamo in votazione. Prego, segretario. Agostini Mauro. Favorevole. Ameli Francesco. Favorevole. Ascarini Marica. Ascarini Marica. Assente. Cappelli Luca. Cappelli Luca. Assente. Filiaggi Alessandro. Favorevole. Mancini Vincenzo. Favorevole. Massi Daniela. Favorevole. Pantaloni Francesca. Pantaloni Francesca. Assente. Petracci Patrizia. Favorevole. Trontini Laura. Favorevole. Segretario, favorevole, sono Cappelli, mi sentite? Sì, grazie. Prego. Votazione in aula, consiglieri favorevoli. Mozione approvata all'unanimità. Poi abbiamo una mozione presentata dal consigliere comunale Francesco Ameli, più altri. Concessioni spazi a repubbliche, sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale. Prego, consigliere. Grazie. Spero si senta, presidente. Se mi dà un feedback. Sì, prego. Grazie.
Guardi, questa mozione è una mozione molto importante che ormai abbiamo presentato oltre 2 anni fa, ma che risulta essere assolutamente attuale. Risulta essere assolutamente attuale perché chiede all'amministrazione di impegnarsi al fine di dare, di impegnarsi l'amministrazione affinché venga previsto appunto l'obbligo di allegare alla domanda di concessione di spazi ed aree pubbliche, sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale, oltre ai dati e alle informazioni che già sono state richiesti, che già vengono richiesti in tutte le richieste che tutti noi consiglieri facciamo, comunque che vengono fatti dalle associazioni, un piccolo modulo, comunque un addendum nel quale ci si riconosce, si dichiara di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione, di ripudiare il fascismo e il nazismo, di non professare e di non fare propaganda di ideologie neofasciste e neonaziste in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa, di non perseguire finalità antidemocratiche esaltando, propagandando, minacciando, usando la violenza quale metodo di lotta politica o promulgando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti, di non compiere manifestazioni esteriori indeggianti le ideologie fasciste e o naziste, di dichiarare ovviamente il presente provvedimento eseguibile. Questa è una mozione che abbiamo presentato, di cui ci siamo fatti portavoci, ce ne facemmo noi come Partito Democratico, ma ovviamente riguarda noi consiglieri di opposizione, o meglio di minoranza, perché pensiamo che questa sia una mozione assolutamente trasversale e assolutamente in linea anche con i tempi che viviamo, quindi una mozione che impegna l'amministrazione comunale a provvedere a fare degli atti in tal senso, che va anche a placare alcune polemiche che ci sono state in questi giorni, che hanno riportato Ascoli sul palcoscenico nazionale rispetto a fatti e iniziative che sono avvenute in città. Penso che sia un segnale di normalità e spero che possa, che questa mozione, come anche quella precedente, possa avere un accoglimento unanime da parte di tutto quello che è il consesso del consiglio comunale. Ripeto, una mozione che non viene esclusivamente dai 3 consiglieri che firmatari allora di questo documento, ma che viene appunto da realtà sociali e politiche della città di Ascoli Piceno e non solo. Penso, signor Presidente, che questo sarebbe un bel riconoscimento, un bel primo passo da fare per cercare di andare tutti quanti nella stessa direzione, visto che immagino questo sia anche uno degli ultimi consigli comunali che andremo a fare prima del 25 aprile. Non faccio una premessa, non mi sembra sia un'iniziativa di parte, quindi spero possa avere un accoglimento unanime da parte di tutto quello che è il consiglio comunale. Grazie. Grazie consigliere, sono consiglieri che vogliono intervenire. Presidente, vorrei intervenire. Prego, consigliere Petracci. Petracci Patrizia in collegamento. Intervengo in merito a questa mozione perché vorrei ricordare, per quanto appunto i proponenti la ritenessero importante, hanno disertato la commissione che all'epoca fu convocata e che aveva all'ordine, tra i vari punti dell'ordine del giorno, anche appunto la discussione di questa mozione. Se ne occupava la Commissione Cultura, che presiedo io, e si convocò questa commissione il 30 giugno 2020. All'ordine del giorno c'era l'aggiornamento del programma dell'assessorato alla cultura nella fase post-Covid e l'esame appunto di questa mozione. Ricordo a tutti che fu disertata dai proponenti della mozione stessa e quindi non ci fu possibilità di discuterla. Quindi prendo occasione da questo dibattito che è stato iniziato in consiglio per confermare quello che poi fu un dibattito che
avemmo tra i componenti presenti. Ritenevamo infatti che insomma era una richiesta piuttosto anacronistica quella di voler impegnare l'amministrazione a difendere la città dal rischio del dilagare del nazifascismo quando non se ne avvisava alcun elemento di pericolosità effettiva, perché il proliferare di gruppi neofascisti o il verificarsi di scontri o risse legate a queste ideologie non sono rischi che si intravedono nella nostra città, né ne abbiamo memoria da tempo, tantomeno da quel giugno 2020 ad oggi. Se un'associazione, un partito, un ente fossero di stampo neofascista o neonazista, sarebbero già di per sé contro la legge e quindi precluse a compiere ogni attività. Viceversa, se un gruppo politico, partito, un'associazione sono riconosciuti a livello nazionale o addirittura possono anche partecipare alle competizioni elettorali, perché non potrebbero accedere alle sale comunali? L'amministrazione comunale non può giudicare o limitare il pensiero altrui, tantomeno quando è ritenuto legittimo dallo Stato italiano. Quindi citare a sostegno della mozione la 12ª disposizione transitoria della nostra Costituzione, che conferma il divieto e la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, è una contraddizione, perché la scelta è già stata fatta dai nostri padri costituenti. Il Comune non può prendersi la responsabilità di discriminare su partiti o associazioni che esistono già, piacciono a tutti o a pochi. Quindi cogliamo l'occasione anche oggi per manifestare la preoccupazione per come sempre più spesso alcuni gruppi, associazioni, enti o circoli, forti di quanto dichiarato nella stessa 12ª disposizione transitoria della Costituzione italiana, si sentono giustificati a manifestare con violenza contro chi la pensa diversamente da sé. Quindi allo stato dei fatti, secondo me, questa mozione è da leggere come l'ennesimo tentativo di visibilità su questioni anacronistiche puramente pretestuose. Sono al consigliere Premici. Sì, allora, il tema è molto serio, ma è serio perché purtroppo a volte si va su argomenti che sono forse alquanto scadenti, no? Su parlare di tematiche di ricostituzione di partiti, di correnti di pensiero che ormai non ci sono più, che hanno influenzato un'epoca e non possono influenzare questa attuale, perché io posso dire anche al consigliere Ameli di emendare dicendo di allegare alla domanda anche una dichiarazione dove nessuno di noi è monarchico, perché alla fine anche la monarchia è stata parte della storia di questa nazione. Quindi, senza fare troppe battute, perché ripeto, il tema è serio, credo che sia troppo facile scadere in questi ragionamenti. Quindi a questo punto, magari se il sindaco è d'accordo e il presidente è d'accordo, si potrebbe, cioè io, per me si potrebbe o tornare in commissione oppure emendarla qui in questa sede, aggiungendo che il Comune chiede l'impegno per l'occupazione di queste sale di una dichiarazione dove si faccia presente non solo ideologie fasciste, neonaziste, ma ideologie di stampo totalitario. Così andiamo a raccogliere tutti i vari tipi di regime. Io credo che questo sia un ragionamento abbastanza coerente, che ripeto non scade in ragionamenti troppo semplicistici, insomma, che non hanno nulla a che vedere con la politica di cui dobbiamo trattare noi ogni giorno. Allora, prendendo dall'intervento del consigliere Premici, c'è una duplice proposta, che è una di emendamento, se non sbaglio, l'altro di un eventuale ritorno in commissione. Per quanto riguarda la proposta di emendamento, può essere posta in discussione qualora
venga dato l'ok da parte l'assenso da parte del proponente a norma di regolamento, quindi se il consigliere Ameli dà l'assenso a poterla emendare in tal senso o comunque a discutere su questo emendamento, possiamo discuterne, altrimenti possiamo anche tornare in commissione. Non so, il sindaco voleva pure intervenire, ma così per completezza, poi sì, do la parola al consigliere Ameli. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Questa mozione è una mozione che porta un contenuto molto molto importante, quindi dobbiamo avere anche la pacatezza, i toni giusti per discuterla. Però ovviamente non possiamo far diventare questa mozione pura ideologia, perché parliamo di cose molto molto importanti che purtroppo hanno tolto la vita a tante persone, a tante famiglie. E quindi non possiamo ideologizzare, perché in realtà quello che si chiede in questa mozione è un impegno che già è previsto dalla norma nazionale ed europea. Quindi è come se io faccio una mozione dicendo che chi affitta un locale del comune deve allegare che non ruba. Questo è previsto dalla legge nazionale. E quindi di non perseguire finalità antidemocratiche, chi persegue finalità antidemocratica viene arrestato e viene sanzionato. Quindi secondo me è molto strumentale per far allungare i tempi a chi richiede una sala, una piazza. E poi forse dallo scrivente è sfuggita una parola: comunismo. Il comunismo che ha fatto migliaia e migliaia di morti, molti bambini, molte donne. Non possiamo giocare e scherzare su queste cose. Non c'è nessun pericolo fascista. Ogni giorno questa amministrazione lavora nell'interesse democratico per garantire la democrazia di tutti i cittadini, anche di quelli che non vanno a votare. Quindi il nostro impegno sarà quotidiano in questa direzione. Poi, se uno non vuole ideologizzare questa mozione e dice sì, ho sbagliato a presentarla perché volevo portare questa amministrazione in fallo quando questa amministrazione sta facendo troppo bene, allora possiamo ragionare dicendo, anche ragionando su un emendamento, non impegnando chi viene a richiedere una sala, magari nel modulo noi possiamo scrivere che ognuno si impegna a non professare il totalitarismo, che è il nazifascismo, il comunismo, tutti i tipi di totalitarismo che non è uno solo, purtroppo sono diversi, che hanno fatto tanti tanti morti, tanto tanto sangue in Italia e nel mondo. E quindi se la finalità è questa, ossia alta, ci stiamo, possiamo sia emendarla sia anzi ancor meglio ragionarci in commissione anche per arrivare ad un testo ancor più significativo e profondo. Se invece la finalità è solo di propaganda, io non gioco sui morti. Allora, un attimo, allora, consigliere Speri, consigliere Viscione e poi consigliere Girardi. Colleghi, Presidente, volevo dire no, due allora, cose. No, scusi, no, allora, magari la proposta di emendamento, se vogliamo prima sentire il consigliere Ameli, se perché la deve essere accettata dal consigliere Ameli la proposta di emendamento, ne discutiamo. Se siamo ancora in discussione invece sulla mozione, semplice, poi vediamo poi alla fine. Presidente, mi dica lei Presidente. Io prego, consigliere Ameli, diceva a che punto della discussione. No, dicevo, mi dica lei a che punto della discussione stiamo, nel senso se siamo ancora in discussione generale oppure sulla valutazione della proposta di emendamento, perché ovviamente c'è il consigliere, sentivo che c'era il consigliere Speri e poi il consigliere Viscione, magari ascoltiamo le loro, ovviamente perlomeno da parte mia nessuna preclusione nel risolvere oggi una situazione che penso e spero possa essere risolvibile per far bella figura al comune di Ascoli, insomma, perché sarebbe
una brutta pagina qualora non si riuscisse ad arrivare ad una sintesi. Quindi lei al netto della brutta pagina è d'accordo sulla proposta di emendamento vediamo quello che ci sta scritto, però, cioè, nel senso, diciamo insieme cosa scrivere, questo è quello che dico io. Allora facciamo così, se il consigliere Ameli e il consigliere Premici, presidente, sì, siccome c'è il consigliere Caccini anche primatario dell'atto in sala del consiglio regionale, quindi qua tranquillamente anche Pro Caccini, insomma, magari che comunque so che interverrà, farsi sì, portavoce delle istanze che io condivido, certo, diciamo, per una questione allora operativa, delego perfettamente e pienamente sia Pro Caccini che Speri, che Viscioni, insomma, che con gli altri consiglieri di opposizione. Allora, nel mentre, allora, diciamo che indicativamente la proposta di emendamento potrebbe essere accettata dai proponenti, e nel frattempo che il consigliere Premici magari lo mette giù bene l'emendamento, continuiamo la discussione dando la parola ai consiglieri che l'hanno chiesta, se va bene. Posso? Prego, consigliere. Grazie, presidente. Diceva il collega che l'argomento della mozione presentata dal consigliere Ameli è estremamente importante, ed è importante per tutti i punti di vista, a maggior ragione penso sia anche emblematico, simbolicamente emblematico, a ridosso del 25 aprile. Mi spiace ancora una volta che si voglia fare contro tutta la storiografia, quantomeno quella accettata in Occidente, non solo, ancora una volta un putpurri di quelle che sono le cause storiche. Laddove si propone un emendamento a questa mozione citando i totalitarismi. Vede, signor Sindaco, non è la stessa cosa, perché fino a prova contraria, e lo dico perché se noi avessimo chiesto, cioè non è che lo dico io, questo viene riportato su tutta una serie di libri storici, qual era il sentore dell'Europa rispetto, per esempio, a chi aveva sconfitto il nazismo in Europa, c'è un'indagine fatta in Francia alla fine degli anni 60, quasi il 90% delle risposte erano l'Armata Rossa. Fatto 30 anni dopo, 40 anni dopo, lo stesso tipo di domanda, lo stesso campione, la percentuale, nelle stesse quasi, diciamo, valori numerici, rispondeva gli americani. Questo significherà pur qualcosa dal punto di vista del sentire, dal punto di vista della comprensione, e cioè che a ridosso dei fatti storici, non dica no, signor Sindaco, questo è un dato di fatto, non è che me lo sto inventando io, è un dato di fatto, per cui è chiaro che il tempo muta le condizioni, muta il sentire, ma non può mutare nonostante i tentativi che vengono fatti da sempre, specialmente in Italia, in cui è mancato, anche grazie alla legge Togliatti, per carità, un vero fare i conti, così come in Germania, con quello che era stata la nostra storia, la storia dell'Europa, e quella sì, la storia dei totalitarismi che hanno portato alla Seconda Guerra Mondiale. Perché vedete, è vero che in Unione Sovietica c'è stato un totalitarismo, che c'è stato lo stalinismo, è vero che lo stalinismo si è macchiato di delitti inenarrabili, è tutto vero, ma la Seconda Guerra Mondiale non l'ha fatta Stalin, né tantomeno l'ha fatto il comunismo, e questo è un dato di fatto dal quale non si può prescindere, cioè nel senso che nella Costituzione italiana, e i comunisti hanno avuto un grandissimo ruolo in questa Costituzione, se fa così o non lo sa mi prende in giro, signor Sindaco, allora, e questo si può dire, infatti c'erano i costituzionalisti, ovviamente questo è un dato di fatto, e non si può negare che la buona parte di quelle che sono state poi le forze che hanno combattuto sul campo dal punto di vista militare e dal punto di vista politico erano formazioni di stampo comunista o comunque di stampo socialista. Questo però non significa che bisogna arrivare, cioè Stalin è un discorso, il comunismo nella sua, diciamo, essenza storiografica e politica è un'altra cosa, e non è possibile ancora una volta fare di tutto erba un fascio dicendo che il totalitarismo va condannato tour, certo che va condannato, però se fossimo corretti onestamente e intellettualmente dovremmo metterci pure la politica statunitense degli anni 40 in poi nei confronti dell'America Latina e nei confronti di tutto il mondo, il che significa che dal comune di Ascoli Piceno ci impegniamo a fare una revisione di quelle che sono le posizioni storiche tout court, 40 anni di storiografia, per quanto riguarda poi il pericolo fascista e nazista in Europa, non sono io che lo dico, ma c'è un osservatorio che del pericolo comunista non si parla, signor Sindaco, ma perché non ce n'è? No, non è un problema, perché lei mi dovrebbe dimostrare, perché o chiacchiera perché le piace intervenire, altrimenti mi dovrebbe dimostrare dov'è il pericolo comunista il 4 aprile 2023.
Glielo dico subito, c'è un osservatorio che si occupa di questo e non è gestito, scusatemi, non è gestito dai bolscevichi. Silenzio. Non è gestito dai bolscevichi, che rileva come oggi, a tutt'oggi, in Europa e in Germania, in particolare, e nei paesi dell'est, c'è un revanchismo di stampo nazista dichiarato da loro stessi. Basta vedere l'ultimo congresso a Varsavia delle organizzazioni fasciste europee. Se questo vi sfugge, beh, prendetene atto, perché, scusate, non perché si fa a Varsavia, c'erano gli italiani, c'erano i francesi, c'erano gli inglesi, c'erano, quindi non è che perché si fa a Varsavia sia meno importante. Vi ricordo, ma questo lo dico per tutti, questo sì, signor sindaco, totalitarismi, che significa mancanza di democrazia, mancanza di rispetto, deprivazione delle ragioni dell'avversario, eccetera, eccetera. Questo sì è un pericolo serio per la democrazia, e laddove si sottovaluti qualsiasi pericolo da qualsiasi parte venga, questo è il vero vulnus del nostro diciamo, ordinamento democratico. Per cui voler per forza, scusatemi e finisco, mettere insieme nazismo, fascismo e comunismo è un falso storico, e semplicemente serve a quella famosa terza via, famosa negli anni 70, lei 70 c'ha 40 anni, signor sindaco, non c'era, allora mi creda sulla parola, quella famosa terza via degli anni 70, in cui vedeva una commissione di queste cose per giustificare la terza via, che era appunto il nuovo fascismo, un fascismo di natura economica che oggi si riconosce. Avrete sentito parlare del signor Steve Bannon, che ha tenuto banco con la signora Meloni nella sua fondazione nell'Italia del Sud, insieme a Salvini, che ha in qualche modo sdoganato questa concezione di fascismo economico alla quale molte forze politiche si rifanno. E questo non è che lo dice Massimo Speri, questo sta nelle carte, questo sta nelle azioni. Io penso, e l'invito, almeno io così lo leggo, del consigliere Ameli, al di là del fatto che la nostra Costituzione parla di fascismo e non parla di comunismo, e ci mancherebbe altro, perché non era il comunismo che ha portato la, a parte che è stata scritta, certo, dice, ma se l'ha scritta una parte dei comunisti, potevano dire a loro stessi che erano il male assoluto? Certo che no. Allora prendiamo la Costituzione, emendiamola decisamente e mettiamoci pure la ricostituzione del Partito Comunista, magari qualcuno sarà più contento, ma questo non toglie il fatto che la nostra è una bellissima Costituzione, che fino ad oggi, grazie all'impegno, al sangue anche dei comunisti, soprattutto dei comunisti, non, insieme alle altre forze politiche che erano gli allora i popolari, che erano il Partito d'Azione, eccetera eccetera, ha dato a questo paese, a noi, a me, a tutti voi, una Costituzione della quale possiamo andare fieri, nonostante i tentativi adesso di Salvini di snaturare magari un tipo di fondamento della Costituzione stessa. Perciò rifiuto con forza questo tipo di commistione tra comunismo e fascismo, perché viola la storia, la stupra in qualche modo, perché non è di questo che si parla, e soprattutto non ha niente a che vedere con la nostra Costituzione. Finisco davvero, in questo senso. Alla conclusione, per favore. Ho finito. In questo senso penso che non sia assolutamente peregrina la mozione presentata dal consigliere Ameli, in questo senso ovviamente, poi per il resto l'argomenterà lui, e dico che non si può sottacere, sottovalutare o fare finta di niente semplicemente perché fa comodo. Fa comodo, diciamo, a un pensiero corrente, a un tipo di pensiero dominante quest'oggi, purtroppo. Consigliere Viscione. Sì, grazie Presidente. Vedo che la discussione si sta animando su una questione che, come è stata richiamata e ricordata, è una questione ovviamente seria ed importante, perché parliamo comunque di valori, della libertà della nostra nazione, del nostro popolo in generale, quindi, che sono stati ottenuti ovviamente, come tutti sappiamo, dalle note vicende della guerra e del periodo bellico. Ovvio che noi, credo che sia interesse di tutti, non solo in questo Consiglio Comunale, di esprimere un'idea negativa e di condanna su quelli che sono tutti i totalitarismi, come abbiamo in più qualche altro collega mi ha preceduto e ha dichiarato. Chiaro è che non possiamo ovviamente dimenticare che il nostro paese è venuto fuori da un regime fascista e nazifascista durante la guerra, quindi quella è la nostra storia, quello va condannato fermamente. Credo che sia anche utile ricordarlo, come nel nostro paese, quale sia stata la storia del nostro paese, e ricordare anche quelli che sono stati altri totalitarismi che hanno comunque privato della libertà
dei popoli che ne sono stati purtroppo vittima, uno, e il nostro è uno di quelli purtroppo. Quelle pagine sono pagine buie, le conosciamo e vanno condannate senza se e senza ma, ricordandolo ovviamente nel maggior numero di casi. Poi ovviamente noi dobbiamo contestualizzare e attualizzare quello che è questo argomento ai giorni che viviamo oggi. Mi auguro e credo che non ci sia oggi nessun pericolo tra virgolette comunista e nessun pericolo nazifascista, però dobbiamo sempre ricordare quello che è stato affinché non possa mai ricapitare. Oggi se apriamo le pagine dei social, che è lo strumento più in voga per poter comunicare e ricevere informazioni, vedete che capita spesso di imbattersi in situazioni di intolleranza, di discriminazione nei confronti delle persone che magari esprimono una propria opinione. Capita spesso. Questo deve essere da monito, perché ovviamente non parliamo né di pericolo comunista né di pericolo nazifascista, però parliamo di una cosa credo pericolosa, perché poi tutti i regimi totalitari sono venuti fuori da quella che era appunto un'intolleranza, una discriminazione particolare nei confronti di qualcuno. Per cui credo che sia bene ricordare e ribadirlo ogni volta quelle che sono un rifiuto netto alle intolleranze e alle discriminazioni. Io prendo atto anche della volontà del consigliere Ameli di poter trovare, emendando questa mozione, cercando di condividerla con tutti, perché ricordatevi, questo non è un argomento di una parte, solo di una parte, è un argomento di tutti. E concludo ricordando che comunque la nostra società attuale viene veramente dal sacrificio di tanti nostri nonni, tanti nostri antenati, che hanno lottato per poter arrivare ad avere un paese libero, un paese democratico. È stata scritta una Costituzione, come ricordava il consigliere Speri, di comune accordo, cioè tutti insieme. Alla fine l'hanno scritta sia i vinti che i vincitori, ovviamente, per poter gettare le basi per un paese democratico in cui non ci sia più il pericolo che possa tornare un regime come c'è stato. Quindi credo che sia un argomento che dovrebbe unire e non dividere, perché ne va comunque di mezzo, voglio dire, la libertà di tutti. Oggi poter avere la libertà di espressione, poter esprimere una propria opinione senza essere in qualche modo discriminati, credo che sia oggi è una cosa scontata, anche se in passato non lo è stato, e credo che sia una conquista e una vittoria che non dobbiamo rendere in alcun modo scontata, ma dobbiamo comunque ricordarla affinché certi atteggiamenti non si verifichino più. Grazie. Grazie consigliere Viscione. Consigliere Girardi. Sì, grazie Presidente. Io vorrei esprimere la mia opinione di contrarietà a questa mozione e anche ad ogni forma di emendamento, perché non so se per deformazione professionale, ma vedo un rischio di far dichiarare cose che, anche se aggiungessimo il rispetto di altri principi costituzionali o di leggi vigenti, potrebbero sempre essere parziali, e quindi rischieremmo di lasciar fuori di sicuro l'impegno a rispettare qualche altra legge importante. E non c'è nulla di peggio di far accumulare dichiarazioni ulteriori che debbono essere ritenute e sono ritenute superflue, perché in questo comune la disciplina dell'uso delle sale comunali è non solo per legge ma per impegno quotidiano dell'amministrazione comunale nel rispetto dei principi democratici. Quindi faccio un esempio paradossale: l'articolo 27 parla della presunzione di non colpevolezza. Se ci fosse qualunque iniziativa che un giurista può ritenere giustizialista, e purtroppo ce ne sono aiosa, ecco che potremmo dover aggiungere a questo elenco anche questo impegno.
Questo non vuole sminuire l'importanza, naturalmente, del fatto che, come dire, non ci debbono essere iniziative in sale comunali che siano di divulgazione di principi antidemocratici o di ricostituzione del partito fascista. Mi permetto di aggiungere che l'amministrazione comunale parla con gli atti, e uno degli atti caratterizzanti dal punto di vista amministrativo e sociale è stato il sostegno alla scelta di quale film dovesse essere girato ad Ascoli, dando sostegno ai contenuti di quel film e quindi convincendo la regione a finanziarlo, oltre a tutto il sostegno che in ambito comunale è stato dato a un film che ha ben raccontato magistralmente, con la regia di Giuseppe Piccioni, L'ombra del giorno, quello che accadeva nel 1938 con sotto la vigenza delle sciagurate leggi razziali. Quindi, posto che non siamo in una emergenza che richiede in un modulo da compilarsi da parte del cittadino che richiede l'uso delle sale comunali, posto che non siamo in questa emergenza, perché ove ci fossimo allora sarebbe tutto diverso, emendare o aggiungere agli attuali moduli vigenti altre cose rischierebbe solo di essere un'aggiunta inevitabilmente parziale. Quindi, a mio avviso, pur comprendendo la proposta del collega Premici, io mi sento di dissentire. Poi, se si vogliono aprire dibattiti di carattere storico, io penso che sia una cosa interessante, possiamo anche utilizzare le commissioni per discutere, per aprire dibattiti democratici tra chi ha opinioni diverse, anche, come dire, dando un segnale che si è disposti e capaci di condurre dibattiti democratici nel rispetto reciproco. Quindi questo è un altro tema, ma io rispetto a questa proposta, ecco, confermo la mia contrarietà per le ragioni che ho detto. Grazie. Grazie il consigliere. Una precisazione, Presidente, se posso, in merito alla proposta di emendamento. Ai proponenti e anche ai consiglieri intervenuti in aula, una piccolissima riflessione. Quindi, bocciando l'idea dell'emendamento e quindi dell'idea di aggiungere, anzi di mettere in sostituzione la parola totalitarismo, voi sareste d'accordo in sostanza se una sala del comune venisse impiegata per, non lo so, celebrare, dico un nome a caso, l'anniversario della nascita o della morte di un certo Tito, boia delle foibe? Cioè, voi siete d'accordo a consentire che possano essere utilizzati spazi comunali per celebrare un'ideologia che, come diceva il consigliere Speri, dovrebbe essere lontana dalla storia d'Italia, quando invece il signor Tito ha imprigionato migliaia di nostri connazionali e ucciso centinaia di nostri connazionali? Cioè, quindi la storia viene stuprata solo se viene abbinato il comunismo e il fascismo, non se invece si consente l'utilizzo di sale comunali di un comune che, non più tardi, chiedo anche alla collega Petracci, di qualche mese fa ha organizzato un bellissimo convegno con l'Unione degli Istriani proprio in ricordo di pagine di storia che lei conosce molto bene, cancellate per molto tempo. Faccio questa domanda. Prego. Sì, una precisazione proprio in questo senso, anche sul perché eventualmente sarei anche favorevole a votare la mozione, ma contrario all'emendamento del collega Premici. Posto che premetto, proprio per chiarezza, onestà intellettuale e chiarezza proprio di intenti, che io non sono mai stato comunista né fascista, anzi sono dagli anni 90 uno che pensa che le parole destra e sinistra siano dannose per la comprensione della realtà e siano usate proprio per e abbiano l'effetto di confondere le persone, e la discussione di oggi è proprio una dimostrazione di questo. In generale, diciamo che la mozione proposta dal collega Meli è vero, potrebbe essere superflua, perché sicuramente, anzi, è superflua perché ribadisce quello che e dovrebbe essere un dettame costituzionale, anche precisato da qualche legge, se non ricordo male.
Poi, però questa è una legge, la Costituzione dello Stato italiano. Nella legge, nella Costituzione dello Stato italiano non si citano altre cose, quindi al limite è superfluo, ma mettici altre cose vicine, no, qua sì, c'è libertà di parlare. Io personalmente poi sarei per la totale libertà di parola e parlo con chi mi capita di qualsiasi argomento e discuto magari aspramente, magari scontrandomi con forza e tutto, ma posso discutere anche con un nazista, non ho problemi nel farlo e francamente lo farei anche pubblicamente, non è questo. Però la legge italiana dice questo, che idee naziste e apologie del fascismo in particolare non si potrebbero fare. Poi a me, ecco, pur essendo non particolarmente appassionato di questa cosa e anzi personalmente propenso a una totale libertà, per me quello che è successo l'altra settimana, cioè dove al di là di tante cose però c'era una celebrazione del centenario della marcia su Roma, beh, quello per me è un fatto politico, cioè la marcia su Roma è stato un evento simbolico, politico, fondativo almeno simbolicamente del fenomeno del fascismo che ci ha portato poi alla disfatta totale, al di là di discorsi ideologici, e poi qui vorrei fare anche su questo una precisazione, al di là di discorsi ideologici, lo Stato italiano è stato portato alla disfatta totale, alla sconfitta e ai vincitori stranieri che tuttora hanno oltre 100 basi militari nella nostra nazione e condizionano inevitabilmente storicamente anche è giusto che sia così, perché chi perde subisce, questa è la storia e questo è come funziona il mondo, e quindi questo grazie alle scelte di una classe politica totalmente inetta che ci ha portato a dichiarare guerra l'Italietta degli anni 40 a Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito, l'impero del Regno Unito. Questo in Italia è così, quindi in Italia non puoi dire fascisti, comunisti uguali. I comunisti in Italia hanno scritto la Costituzione, io non sono mai stato comunista, ma hanno scritto la Costituzione, sono stati nell'ambito costituzionale delle elezioni anche secondo qualcuno di loro fin troppo gentili, capito, questo gli viene, quindi, eccetera, ma non è in discussione questo. Poi altri stati sono stati totalitari, comunisti, fatto morti, il sindaco diceva morti donne e bambine, beh questo pure è un altro discorso leggero, superficiale, perché donne, guerre, morti, donne e bambine l'hanno fatte le monarchie assolute, le monarchie costituzionali, le democrazie liberali, i regimi comunisti, anarchici, fascisti di qualsiasi genere, cioè le guerre le hanno fatte tutti gli stati del mondo e di tutte le colorazioni politiche possibili per mille ragioni, poi uno dovrebbe andare a vedere i torti, le ragioni, ma non è quello il punto. Altra cosa, dici non facciamo ideologia, beh, questa è un'altra cosa che io faccio fatica a sopportare tutti i giorni, dice non facciamo ideologia, ma siamo tutti ideologici inevitabilmente, tutti di noi, ognuno di noi ha una visione del mondo e quella è l'ideologia, poi può essere una visione più sofisticata, più semplice, anche dire non mi interesso di politica è un'ideologia, cioè queste sono tutte ideologie, quindi parlando di ideologie però in Italia c'è un limite di legge, quindi la mozione di Ameli potrà essere forse superflua, poi che faccia perdere tempo, no, è una firma in più su un modulo, quindi insomma fa perdere un secondo, quindi se si vuole fare una cosa, può essere, ok, però non è contro la legge, anzi rispetta precisamente la legge, quindi quella io la voterei. Un emendamento che parlasse genericamente di totalitarismi, quindi dovremmo entrare in un discorso di distinzione, cioè proprio totalitarismo, poi che significa, quali sono i criteri che vanno a valutare, ci manca la democrazia, manca la libertà, sì, queste sono parole astratte, cioè dopo ci sono questioni tecniche di scienze politiche eccetera, dove la questione si complica molto. Chiudo dicendo, a me poi sono un appassionato di storia della politica, di storia delle ideologie, ma a me interessa il fascismo inteso nella sua accezione negativa oggi, che possono essere cose molto diverse. Non è che il fascismo oggi è uno col fez, la camicia nera, cioè quello è un nostalgico che chissà che pensa sul fare politica oggi. Vado a conclusione. Il fascista oggi, per me, per esempio, già il maggioritario ha un sapore fascista, è una legge ingiusta che premia una minoranza e dà un potere eccessivo a qualcuno che ha preso dei voti così, già per dire quello, e se ne potrebbe discutere molto. Rimanendo ai fatti, alla legge italiana, appunto, se c'è
la mozione di Ameli così com'è, che al limite è superflua, ma è un superfluo senza danni, potrei votarla. Altri emendamenti che parlano di cose astratte senza andare a specificare niente, assolutamente no. Ha già parlato, consigliere. Beh, quindi la storia... la storia, ok, i regolamenti, però sappiamo di meno. Se non era una minaccia, ci possiamo chiarire fuori come abbiamo fatto altre volte. No, perché oggigiorno bisogna stare attenti pure a quello che si dice, e visto che certe cose vengono interpretate sempre pro domo sua. Due parole soltanto, consiglieri Premici. Josip Broz ha liberato la Jugoslavia, è stato uno dei fautori dei paesi non allineati, e se si facesse un convegno su Tito... penso che non sta scritto nella Costituzione che sia negativo. In compenso è vero pure che se lei ha letto, per esempio, se le è capitato di leggere, oltre che andare ai convegni sulle foibe, anche le cronache storiche del periodo, c'è un libro, fatemelo dire però, no? C'è un libro di Curzio Malaparte che si chiama, no? In cui si cita, per esempio, quando lui stava a pranzo con il leader Ustascia e viene portato un vassoio così pieno di strane uova, ci si rende conto che quelli erano occhi dei partigiani che gli Ustascia, i fascisti italiani, avevano cavato e che portavano lì per una tristissima, e le sto rispondendo, una tristissima contabilità. Questo tipo di realtà risponde già a quello che lei mi ha chiesto, perché non è che noi guardiamo queste cose dal punto di vista, tra virgolette, non possiamo guardare la storia, le sto rispondendo, dal punto di vista degli italiani. Dobbiamo guardare la storia dal punto di vista della storia, e quindi delle ragioni degli italiani, le ragioni degli Ustascia, perché no, poi l'abbiamo visto anche nella guerra jugoslava degli anni 90, e la dobbiamo guardare dal punto di vista di quelli che erano i partigiani. Cioè, se lei nega che, questo non lo dico io, lo dice Cervi nella storia, la storia della guerra di Grecia, quindi tutto era meno che comunista, no? Quello che hanno fatto gli italiani in certi tipi di situazione ha creato, purtroppo, da parte delle altre popolazioni che erano state oggetto di queste violenze, ha creato purtroppo, e dico purtroppo con tutte le lettere maiuscole, una reazione contraria e avversa dello stesso tipo di crudeltà di cui purtroppo poi hanno fatto le spese i nostri compatrioti istriani. E questo non lo dico perché voglio sottovalutare la realtà storica, ma perché se parliamo di storia il discorso non può essere così deve essere una cosa molto più, diciamo, seria, molto più, e soprattutto intellettualmente onesta. E quindi io le sto rispondendo che se si facesse un dibattito su Josip Broz, detto Tito, il dibattito si potrebbe fare sulla parte... Io non ho detto di essere favorevole, le ho detto semplicemente, no, non mi faccio dire quello che non ho detto, ho usato la parola favorevole, allora le rispondo precisamente e poi mi taccio. Se ci fosse un convegno di questo tipo, a parte che tutte queste elegie di Tito non sono state fatte mai, no, basta pensare che non gli ha dato retta nessuno, proprio, basta vedere come abbiamo trattato noi europei la natura della Jugoslavia, quindi basterebbe questo per dire come tutto sommato la figura di Tito andrebbe rivalutata, indipendentemente... Noi celebriamo Giulio Cesare indipendente dal massacro che ha fatto in tutte le popolazioni germaniche. Voglio solo ricordarle che la storia funziona su altri parametri, né quello che piace a me né quello che piace a lei, e la prego di non strumentalizzare quello che ho detto. Prendo atto che per lei ci sono morti di serie A e morti di serie B. Consigliere, scusi. Scusi presidente, posso? Prego consigliere Procaccini. Ma intervengo rapidamente, secondo me, perché c'è la necessità di riportare un po' a terra quello che è il principio della mozione. Cioè, questa mozione non chiede niente di straordinario, chiede semplicemente, sulla base anche di una proposta che è stata fatta da alcune associazioni del nostro territorio, di mettere una firma da parte delle associazioni che chiedono gratuitamente le sale comunali sul riconoscersi sui valori della Costituzione. E la nostra Costituzione si riconosce nell'antifascismo, nella lotta al fascismo, nella lotta all'odio e così via. È semplicemente questo il principio della mozione. Poi, se ci vogliamo costruire un convegno sulla storia europea, internazionale, intercontinentale, facciamolo pure, ma credo che sia una semplice proposta, che è per fare la stessa cosa che fa chi viene a votare alle primarie del Partito Democratico. Chi viene a votare alle primarie del Partito Democratico firma
una dichiarazione di riconoscimento dei valori. Noi chiediamo semplicemente a chi chiede la sala comunale di riconoscersi nei valori della Costituzione e del governo italiano. Semplicemente questo. Quindi non vedo niente di eccessivo. Se vogliamo provare ad emendarla aggiungendo qualcosa, credo che Ameri, insomma, io anche ho firmato questa mozione, siamo d'accordo, però non mi sembra che sia l'intenzione di voler aprire un, come si dice, un capitolo sul che parte da Tito e arriva fino a, magari ci mettiamo di mezzo pure Zelensky e Putin, no? Lasciamo perdere, cioè chiediamo se semplicemente si può fare questa cosa oppure no. Non è che... Consigliere Rosa. Grazie Presidente. Allora, io mi trovo d'accordo con quello che ha detto la consigliera Michi Girardi, ovvero che queste sicuramente sono tematiche da prendere in commissione e non in consiglio comunale, anche perché, ripeto, se per 40 minuti stiamo parlando di questa mozione, secondo me, io vedo che non ci sono appigli da parte delle opposizioni comunque di cercare di minare un lavoro che questa amministrazione sta facendo. Detto questo, io credo che alla base ci deve essere la libertà di parola, nel senso che ovviamente le sale comunali devono essere date a chi comunque vuole diciamo essere libero di esprimere quello che meglio crede, ovviamente secondo i canoni della Costituzione. Quindi io credo che non ci sia nessun motivo affinché comunque questa mozione, così com'è, vada votata, perlomeno per quanto mi riguarda, in maniera favorevole. Quindi io, per così com'è la mozione, la voterò contrario. Grazie. Allora, ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire? Presidente, posso? Presidente? Prego, consigliere Filiaggi. Volevo dire, secondo me si è scivolato troppo sull'ideologia e su ragionamenti un po' troppo spinti su questo tema. Secondo me la cosa migliore, lo chiedo all'opposizione, nell'interesse di tutti, per come dire, cercare di trovare, anche se è difficile, dei punti d'incontro, che però, visto anche l'ultimo intervento di Angelo Procaccini, mi sembra che ci siano dei margini per trovare dei ragionamenti comuni. Io propongo di rinviare questo punto all'ordine del giorno, ma lo deve chiedere Ameri, l'opposizione, la minoranza, considerando un interesse generale di farci una bella discussione in presenza. Chiedo scusa se io non posso partecipare in presenza, però l'argomento merita di essere discusso anche con i toni che può procurare, ma intorno a un tavolo, e come dire, elaborare i nostri ragionamenti e non ridurlo stasera ad una come dire, discussione un po' frettolosa, che però comunque tocca le nostre coscienze, tocca le nostre corde, e quindi merita di essere anche un po' elaborata e ragionata da ognuno di noi, che sono convinto che punti d'incontro ne possiamo trovare, e se li troviamo facciamo un bene alla città e alla nostra comunità, perché dimostriamo di avere un grado di maturità un pochino più superiore alle discussioni un po' così, come dire, poco qualificate. Quindi io, pur condividendo gli interventi che sono stati fatti, in particolare da Premici, dalla collega anche Michi Girardi, che chiaramente ha richiamato all'evidenza di un atteggiamento dell'amministrazione, ma anche della normativa, è talmente evidente che non bisognerebbe, come dire, tornarci sopra. Però ecco, mi piacerebbe anche partecipare a una discussione pacata ed approfondita e, come dire, utile intorno a un tavolo in una commissione specifica da organizzare successivamente. Ecco, io rilancio questa proposta e chiedo proprio a Francesco Ameri di cogliere questo invito e di farlo nell'interesse generale di tutti noi. Grazie. Allora, posso? Sì, prego, l'avrei chiamata in causa proprio per chiederle queste cose e accettare questa proposta fatta un po' dal consigliere Filiaggi, ma che viene un po' da tutti, di poter discuterne meglio, magari chiedendo alla Presidente della Commissione di fare presto una commissione sul tema. Prego. Guardi, Presidente, io sono la persona più... Lei sa che
noi abbiamo votato prima una mozione che parlava di una cosa già fatta, e cioè quella del consigliere Premisi, se non ricordo male, su Mozzano. Ora non vorrei che il comune, per motivi ideologici, scelga di fare, qual è il motivo per cui non si debba votare una mozione così banale, cioè una mozione che rispetta i dettati e i canoni della Costituzione, o meglio gli articoli della Costituzione. Se il Consiglio Comunale non la vuole votare, non la vota. Io penso che bisogna, che sia il caso di iniziare a mettere in chiaro le cose, e quindi se il Consiglio Comunale la vuole bocciare, e quindi se il Consiglio Comunale ritiene che possano essere date sale anche ad organizzazioni che si dichiarano neofasciste, la si dà, punto. Perché se noi da qui non usciamo, è ora che il Comune si tolga la maglietta, noi amministratori, questa cosa di benaltrismo e questa sensazione di benevolenza rispetto a che cosa? Rispetto a che cosa? Se non abbiamo neanche il coraggio di votare una mozione così banale, che va nel rispetto delle persone che sono morte su a San Marco e che il 25 aprile qualcuno va ad onorare con la fascia tricolore, allora se boccia questa mozione è meglio che non ci va a San Marco. Bocciatela, bocciatela, prendetevene la responsabilità politica e amministrativa di bocciare una mozione così banale, che è un insulto nei confronti della Costituzione e di quella fascia tricolore che ognuno di noi si mette quando entra in questa sala consiliare. E basta. Quindi lei, consigliere Ameli, neanche l'emendamento, quindi, che prima diceva di vediamolo, non è più disposto neanche all'emendamento. Comunque non era questa la ratio con cui era stata chiesto l'eventuale convocazione di una commissione, era proprio per far sì che la mozione potesse essere fatta propria dall'intero consiglio, ma ricercando un emendamento. Ecco, guardi, questo era questa la ratio. E apprezzo la sua volontà costruttiva, però ripeto, la cosa è molto semplice: se è un emendamento che ha un senso, io non posso capire, perché è una cosa di costruzione, ma qui addirittura ci sono i consiglieri che vogliono votare contro, votassero contro. Cioè, sarà, io devo capire se la posizione della maggioranza è di votare contro questa mozione oppure no. Punto primo. Se non è quella di votare contro, se si vuole proporre un emendamento, lo possiamo vedere. C'è il consigliere Procaccini, c'è il consigliere Speri, c'è il consigliere Tamburri. Se è un emendamento accettabile, per me, siccome non ci sto, quindi diciamo, per me vale la loro presenza. Se è un emendamento accettabile, lo si accetta. Ripeto, se c'è la volontà politica di votarlo, la si vota. Se non lo si vuole votare, se ne prende atto. Ma è l'ennesima dimostrazione che ad Ascoli Piceno, oltre a fare lezione fasciste, ci votiamo pure contro fare le cose contro le cose della Costituzione. Io ne prendo atto. Beh, non è proprio noi così, mi sento consigliere di difendere l'intera assise, perché questa assise è un'assise democratica che rispetta le norme della Costituzione e quant'altro. Ecco, quindi proprio perché è un'assise democratica stiamo cercando di trovare questa soluzione. Quindi se lei mi dice che magari se l'emendamento che si può proporre lo prendiamo in esame, lo facciamo, perché c'è anche qualcuno ai firmatari che diceva che neanche l'emendamento prendeva in esame, sembrava di sentire. Per questo io raccoglievo e proponevo l'invito del consigliere Filiaggi. Ho capito qual è l'emendamento, però, capito? Quindi l'emendamento, il consigliere. Sì, allora, l'emendamento ora possiamo, penso che lo stiano scrivendo, però ecco, c'era pure qualcuno che diceva no, l'emendamento no. Allora, siccome il consigliere Filiaggi aveva fatto una proposta per chiudere il cerchio, dico, possiamo andare in commissione e discutere anche lì l'emendamento. Prego, il sindaco vuole intervenire. Consigliere Girardi. Grazie Presidente, io ritengo doveroso respingere come dire, l'atteggiamento strumentale del consigliere Ameli, perché è importantissimo l'uso delle parole. Allora, se tutti dalla maggioranza, quelli che hanno parlato, hanno aperto a un dibattito storico che avvenga nelle sedi opportune, non si può fare confusione tra la mozione precedente che riguardava il sostegno da dare da parte del Comune ad un progetto in corso relativo al miglioramento stradale
con questa mozione che richiede delle dichiarazioni in più ai cittadini, quindi stiamo parlando di contenuti non paragonabili da una parte e dall'altra parte rifiuto ogni strumentalizzazione di corollari assurdi, abnormi che inducono a ritenere che se si vota contro questa mozione, che è un addendum di dichiarazioni superflue, quando la legge dice troppo fa dei danni, questo lo sappiamo tutti, da questo deduzioni strumentali sulle celebrazioni per il 25 aprile sono inaccettabili, quindi voglio pensare che lo stare in automobile faccia pesare di meno le parole che uno dice, perché sono inaccettabili in quest'aula. Quindi per il resto ribadisco la mia contrarietà alla mozione e da parte mia anche ad ogni forma di emendamento, perché la confusione e le dichiarazioni superflue sono solo parziali e quindi diventano dannose. Grazie Presidente. Consigliere Ameli, mi sente? Io la sento benissimo Presidente. Ripeto, allora, non ho capito qual è la posizione della maggioranza, quella del consigliere Premis o quella del consigliere Girardi. Siccome c'è il consigliere Premis lo vuole parlare, lei è nella possibilità di sospendere la seduta, fa sapere il consigliere Procaccini, il consigliere Sperri, il consigliere Tamburri, se è un emendamento votabile, se i consiglieri mi dicono che è un emendamento votabile, lo votiamo, altrimenti si procede così. In commissione basta, perché la commissione rischia di non far fare le cose in consiglio comunale, che esiste il consiglio comunale. E altrimenti se non si discute in consiglio comunale dove discutiamo in questa città. Quindi io ripeto, se la posizione è di non votarla, la maggioranza non la voti, ce la bocci, ci si bocci questa maggioranza, il comune dica che è contrario a questa mozione, il sindaco dica che è contrario a questa mozione, perché se è un'obietà, le obietà evidentemente ad Ascoli vanno ribadite, ok? Siccome è stata fatta anche in altri comuni d'Italia, quindi è stata fatta. Allora, ok, non la stiamo fatta. Il consigliere Sperri, se presidente, se lei vuole chiedo la sospensione del consiglio comunale, se il consigliere Premici insieme a Procaccini e Sperri riescono a trovare una sintesi, altrimenti ce l'ha bocciata. Allora, consigliere Premici, emendamento lei? Un attimo, il consigliere Rosa. Sì, grazie Presidente. Anch'io, come la collega Girardi, voglio respingere un po' tutte queste accuse mosse dal consigliere Ameli. Ripeto, secondo me la mozione di per sé non ha ragione di esistere, perché già comunque è diciamo, già da un punto di vista, ecco, di Costituzione, già c'è il reato, no, di apologia del fascismo, quindi io non vedo assolutamente nessun motivo per andare a votare questa mozione, anzi io penso che questa mozione vada a minare proprio la libertà di parola, anche perché comunque questa amministrazione ha tutto il dovere di fornire le sale a chi comunque ha qualcosa da dire e ovviamente poi deve monitorare su quello poi dopo che verrà detto. Tra l'altro io l'ultima cosa mi sento di dire, io rispetto sempre quello che dice il collega Ameli, ma in questo momento diciamo che è un po' lui che va contro, no, al nazismo e al fascismo, ma come penso qua in questa sala facciamo tutti, ma poi dopo il primo che ha un modus operandi del genere è lui, perché uno che dice o fate così oppure io non capisco, no, ma non esiste, no, ma allora noi abbiamo detto che queste tematiche, se vogliamo, le parliamo in commissione. Ora, se c'è da fare uno spot da parte vostra per il 25 aprile, ve lo facciamo fare, che vi dobbiamo dire, però noi abbiamo detto, siccome questo è un tema importante, ok, noi ci mettiamo nelle condizioni e diamo la disponibilità a parlarne in commissione, come è giusto che sia. Poi ripeto, se dobbiamo essere messi all'angolo, o meglio ci provate a mettere all'angolo a fare gli out-out, ecco, l'out-out diciamo che era una modalità sicuramente non democratica, tutto qua. Grazie. No, Presidente, una cosa allora. Sul rispetto della legge, no, io nel senso. Cioè questo infatti. Presidente, scusa, anche
Un attimo, silenzio in aula, consigliere Filiaggi. Per maggiore chiarezza, cioè il discorso che facevo io, ripeto, che poi personalmente sarei per una totale libertà di parola e di celebrazione, ognuno celebri qualsiasi cosa, però la legge italiana questo lo vieta. Per essere chiari rispetto all'emendamento sul totalitarismo, in realtà in Italia, allora, via Stalin c'è, poi piace, non piace, via Mao Zedong c'è, via Hitler e via Mussolini non si può fare, cioè questa è come che c'entra? C'entra, questa no, è... Silenzio, allora, consigliere Rosa. Aspetta, questo sul discorso di un emendamento che dice di tutti i totalitarismi, non si può fare l'emendamento che dicevo, perché Stalin, via Stalin si può fare, che è una intitolare una via, una celebrazione, quindi via Tito c'è, via Stalin c'è, poi non mi piace a me, non ti piace a te, però la legge ti dice che via Tito la puoi fare, quindi tu non puoi fare un emendamento dove dici non si può fare il totalitarismo, e la legge ti dice invece si può fare, cioè, capito? Non si può fare sul allora, nazifascismo, allora, ma questo è a chiarimento silenzio, della legge. Silenzio, e l'altra cosa, l'altra cosa tecnica sul discorso che è superflua, sono anche d'accordo, ma dopodiché le dichiarazioni antimafia si fanno, quello che dice che uno dice io non sono mafioso, ho capito, ma dice ma non c'è già nella legge, ma si fa anche quello, quindi si può fare, ma questo per essere precisi sul senso giuridico, lo dico da non appassionato, la ritiene anche superflua, ma è una cosa che voterei perché è un superfluo senza danno, sarebbe da mettere una crocetta su quattro righe, ecco, questo è il discorso. Allora, un attimo il sindaco, poi casomai se consigliere, come diceva il consigliere Premi Ciameli, magari 5 minuti e vediamo se troviamo l'emendamento. Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri perché in realtà questa discussione nel luogo più importante per la democrazia di questa città è utile e è anche di crescita per tutta la comunità ascolana. Mi scuso prima con Speri perché l'ho interrotto. Però, come dicevo prima nel mio intervento, se questa mozione ha una finalità di far uscire da questo Consiglio Comunale un messaggio chiaro, secondo me è giusto, è legittimo e anche condivisibile. Però se questa mozione ha l'obiettivo di cercare di far dire a dei consiglieri cosa che non hanno mai detto, secondo me è un'inopportunità politica. E quindi io chiedo al proponente, ai consiglieri, se vogliamo sospendere, ragionare su un emendamento è tutto possibile, però in realtà questo emendamento consente anche di rendere questa mozione ammissibile, perché in realtà se noi presentiamo una mozione dicendo chi occupa la sala comunale si deve dire io non rubo, è una cosa. Allora domani possiamo presentare un'altra mozione, uno che occupa la sala deve dire io non stupro, un'altra volta presentiamo un'altra mozione dicendo io rispetto le leggi italiane. Secondo me è molto debole per la costruzione, ma è condivisibile. Però ci tengo a dire che il contenuto di questa mozione è condivisibile, non dico assolutamente di no, sono stato io a firmare il manifesto contro le leggi nazifasciste, contro la propaganda nazifascista, scusi. E quindi siamo tutti a favore della democrazia, siamo tutti contro il nazismo, il fascismo, il comunismo, ogni forma di totalitarismo. Poi su questo non vogliamo discutere su
chi è stato peggiore, quali totalitarismi è stato peggiore. Su questo ovviamente è anche interessante la discussione, perché ognuno manifesta il proprio pensiero legittimo, quindi mi ritengo molto soddisfatto di questa discussione. Però quello che voglio dire in modo costruttivo, che al di là delle emozioni, se veramente uno è interessato al contenuto di questa mozione, il 25 settembre, quando si è discusso in commissione, si presentava. Se io presento una mozione solo per andare sui giornali, poi nemmeno mi presento, io dimostro di non essere interessato. Quindi a me il consigliere proponente dimostra che non gliene frega niente che se questo comune manifesta l'antifascismo, se non lo apporto, nemmeno vado in commissione perché non me ne frega niente. Questo è grave. È grave che il 27 gennaio, dove abbiamo fatto la giornata della memoria importantissima, non c'era nessun consigliere comunale opposizione. Questo è grave. Questo è gravissimo, ragazzi. Questo è grave. Quindi l'invito è di trovare una sintesi, però manifestare più con forza questa voglia di antifascismo, contro le leggi razziali, contro il nazifascismo, perché se poi noi non partecipiamo, perché nella giornata della memoria, che abbiamo fatto 5 giornate di eventi molto belle, letture al cimitero ebraico, abbiamo fatto veramente giornate ricche non solo di ricordo, di memoria, ma anche ricche per il futuro, perché c'erano molti bambini che hanno ripetuto questo non vogliamo vederlo mai più e ci impegniamo ogni giorno, soprattutto i bambini. Quindi al di là della propaganda legittima, io chiedo più concretezza. Perché se uno presenta una mozione per fare il comunicato e per fare un post social, rimane lì. Se invece uno presenta una mozione, quando è stata convocata la commissione per discutere la mozione, uno deve andare in commissione, perché se non ci va dimostra che non gliene frega niente che questo comune continua ad impegnarsi e a caratterizzarsi come un comune totalmente contro tutti i totalitarismi. Quindi se c'è la volontà di fare uscire un messaggio forte da questo Consiglio Comunale contro tutti i totalitarismi, va bene. Però impegnare chi adotta un'aiuola a dire io rispetto la Costituzione, chi adotta un'aiuola rispetta la Costituzione al 100%. Io ci metto la mano sul fuoco e non devo essere io ad avere il pregiudizio di chiedere a chi viene ad adottare un'aiuola rispettino la Costituzione, perché sono certo, perché chi non rispetta la Costituzione sta in galera, chi non rispetta le leggi sta in galera, non viene nel nostro comune. E quindi questo l'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre amplificato. Quindi far dire ad una persona che viene a fare l'occupazione di suolo pubblico di una rua per un evento, far dire io rispetto la Costituzione, secondo me è molto pregiudizievole e secondo me offende la persona, perché ci sono persone ad Ascoli, e forse chi ha scritto questa mozione non condivide questo mio pensiero, che sono tutti contro i totalitarismi. Tutti rispettano la Costituzione, tutti gli ascolani liberi, in libertà, rispettano tutti i giorni le leggi dello Stato. E quindi io voglio anche esprimere solidarietà a tutti coloro che anche chiedono una sala, una aiuola, una via, perché noi non dobbiamo chiedergli tu rubi, tu spacci, tu non rispetti le leggi, no. Perché siamo certi che tutte le persone che hanno a che fare con questo comune rispettano le leggi, rispettano la Costituzione e sono contro i totalitarismi. Allora, possiamo chiedere l'interruzione? Cioè, allora vede che la commissione poteva essere utile, perché qui non stiamo in comitato, la commissione... Scusa, Presidente, scusa, posso dire una cosa?
Allora, scusi, consigliere Procaccini, allora io direi questo, abbiamo detto, facciamo anche sul proposta del consigliere Ameli. Cioè, non mi pare che, scusa, non mi pare che quando non veniamo alle altre commissioni i lavori non vanno avanti, eh? Qui c'è capitato in altre volte. La commissione mancavano i proponenti, però mancavano i proponenti. Se mancano da, i proponenti a norma dell'articolo 60. Non può discutere. Ma non c'è solo il proponente, se non c'è il proponente, scusate, se non c'è il proponente, la commissione, consigliere Petracci, un attimo. Se non c'è il proponente, la commissione non può lavorare, perché chi la benissimo, illustra la ma mozione. Siccome noi siamo dei consiglieri irresponsabili, non siamo venuti alla commissione. I consiglieri responsabili che tenevano a questa mozione oggi potevano venire con una mozione preparata. Allora, secondo me. No, c'è l'emendamento preparato. Il fatto che tu hai detto che non va bene. C'è l'emendamento preparato. No, allora, abbiamo detto che lui vuole emendare, la Girardi non vuole votare. Lo accetti o no l'emendamento? Sì o no? No, abbiamo detto che se serve possiamo sospendere per l'emendamento. Stiamo facendo questo. Lei ha contestato anche quando stavo dicendo che come anche richiesto. Io non ci sto a passare sul fatto che noi non teniamo le cose e voi sì, se voi ci tenevate l'avevate già preparato l'emendamento. L'ho detto io pubblicamente l'emendamento, allora, è semplicissimo, due righe. Allora, però non lo dire comune posso, contro tutti i totali. Un attimo, consigliere. Allora, presidente, come proponente, io accetto qualsiasi emendamento purché non si tolgano le parole antifascista, glielo dico già adesso, antifascista, neonaziste, neofasciste, antidemocratiche e di non compiere manifestazioni esteriori indeggenti alle ideologie fasciste e naziste. Se questi termini vengono tolti o c'è la proposta di togliere questi termini, gli emendamenti sono ricevibili. Questa è la democrazia del PD. No, questa è la Costituzione. Allora, scusate un attimo. Allora, abbiamo detto anche su proposta del consigliere Ameli e del consigliere Premici, sospendiamo 5 minuti, quindi con il consigliere Premici, magari non so, qualcuno si vedete l'emendamento, fra 5 minuti riprendiamo i lavori del consiglio. Poi interrompiamo la streaming. Sì.
Consiglieri in aula. Consiglieri in aula, invito il segretario a procedere all'appello generale dei consiglieri. Agostini Mauro. Agostini Mauro. Assente. Ameli Francesco. Presente. Ascarini Marica. Cappelli Luca. Filiaggi Alessandro. Mancini Vincenzo. Massi Daniela. Pantaloni Francesca. Presidente, segretario, scusami. Daniela Massi. Sì, grazie. Petracci Patrizia. Presente. Trontini Laura. Fioravanti Marco. Bono Alessandro. Presente. Camele Leonora. Cannella Stefano. Cappelli Luca. Va bene, Gesso. Castelletti Laura. Celani Piero. Cenciarini Flavia. Filiaggi Alessandro. Franquellucci Pietro. Girardi Micaela. Presente. Lattanzi Luigi. Mancini Vincenzo. Massi Daniela. Presente. Presente. Narcisi Carlo. Nardini Emidio. Pagliaccio Alessio. Petracci Patrizia, presente. Premice Emidio. Presente. Procaccini Angelo. Rosa Alessio. Seghetti Piera. Assente. Simonetti Maurizio. Speri Massimo Maria. Stipa Elena. Tacchini Mario. Presente. Tamburri Massimo. Trontini Laura. Missione Francesco, assente. Sì, si può procedere. Allora riprendiamo la seduta. Quindi c'è stata. Allora, c'è, allora il consigliere Premici propone l'emendamento, se poi per i proponenti lo stesso può andare, è ammissibile. Poi riprendiamo discussione sulla proposta eventualmente emendata. Prego. Sì, allora, Presidente, considerate le richieste del consigliere Ameli, che è il consigliere proponente della mozione, il testo dell'emendamento sarebbe il seguente. Nel titolo, quindi l'oggetto della mozione, mozione per la concessione di sale di proprietà comunale, perché spiegando l'emendamento non possiamo anche prevedere che questo impegno riguardi anche tutti gli spazi comunali, perché andremo a finire anche ad esempio ai loculi mortuari, per citare solo un caso. Nei considerato va bene tutto, quindi nel rispetto della richiesta del proponente di mantenere anche le espressioni
fasciste, naziste, razziste. Aggiungiamo un considerato che è il seguente: il comune condanna il totalitarismo comunista che ha ucciso donne, uomini e bambini anche in Italia. Poi andiamo alla fine, quindi nella proposta. Al fine di dare concreta attuazione e rafforzare le garanzie a tutela dei diritti sopra richiamati, impegna la Giunta del Comune di Ascoli Piceno affinché venga previsto che il modulo di richiesta di occupazione delle sale di proprietà comunale contenga il seguente impegno del richiedente: di ripudiare ogni forma di totalitarismo. Questo è il testo dell'emendamento che proponiamo, che propongo, scusi. Allora, non so se il consigliere Ameli è collegato, se no c'è il consigliere Procaccini, se viene... Sì, ma mi pare che non ci siamo, perché abbiamo detto, cioè, questa cosa di ripudiare o di totalitarismo è in aggiunta, io non ho capito. Cioè, è allora, un'aggiunta nel dispositivo finale oppure è una soppressione di tutto quello che c'è scritto? No, è in sostituzione di tutto il resto. Mentre le premesse, vabbè, sono, le premesse sono le stesse. Come le premesse, discutiamo. Le premesse sono le stesse, però, e si aggiunge solo la premessa che abbiamo specificato poc'anzi. Consigliere, a lei non le sfugge che il dispositivo è quello che conta? Cioè, se lei mi cancella tutto quello che abbiamo messo noi nel dispositivo nella mozione, è ricevibile proprio, purtroppo. A me dispiace. Però è ricevibile, bocciatela, che ne prendiamo atto e faremo le iniziative conseguenti. Siamo per il totalitarismo. Sì, consigliere, capisce pure che il dispositivo... Se non siamo in grado di dire che siamo antifascisti, ne prendiamo atto. Allora, lei conosce bene anche il fatto che oltre al dispositivo valgono anche le premesse, e in un accordo o in qualsiasi atto le premesse sono parte integrante dell'accordo, c'è questa proprio specifica menzione. Quindi lei, la sua richiesta, secondo il mio modo di vedere, è stata assecondata. Poi, se lei vuole nel dispositivo dire ad una persona che richiede un modulo di non fare propagande, di non professare cose, torniamo al discorso iniziale, che è una cosa pleonastica, però io credo che questo, l'emendamento, sia abbastanza coerente con la discussione di prima. Cioè, tutta la mozione vuole che venga letta. Prego, dai. No, le parti emendate. Allora, le parti emendate sono le seguenti. Al posto di... Scusate perché è il doppio schermo. Al posto di mozione per la concessione di spazi ed aree pubbliche, sale ed altri luoghi di riunioni di proprietà comunale, c'è mozione oggetto, mozione per la concessione di sale di proprietà comunale. Premesso è la stessa identica cosa, i considerato sono gli stessi, ma si aggiunge il considerato che il comune condanna il totalitarismo comunista che ha ucciso donne, uomini e bambini anche in Italia, punto e virgola, quindi finito la parte emendata dei considerato. E si arriva, al fine di dare concreta attuazione e rafforzare le garanzie a tutela dei diritti sopra richiamati, impegna la Giunta del Comune di Ascoli Piceno affinché, e qui viene la parte emendata, venga previsto che il modulo di richiesta di occupazione delle sale di proprietà comunale contenga il seguente impegno del richiedente: di ripudiare ogni forma di totalitarismo. Spacca la parte fondamentale, però io mi pare che l'italiano è molto semplice, consigliere. Cioè, io penso che sia ricevibile. Consigliere, una meglio, che stava parlando il consigliere Speri. In sostituzione di tutti gli altri, considerate le premesse sempre. Posso parlare? Prego, stava parlando. Volevo, per quanto mi compete, almeno per quanto riguarda la mia parte, trovo che questo emendamento sia inaccettabile, mentre nella prima parte, diciamo la parte sulla concessione degli spazi comunali, non ho nulla da ridire, è esattamente
la posizione ideologica che lamentava prima il signor sindaco. Cioè, in questa mozione, che ha un indirizzo ben preciso, costituzionalmente anche parlando, si vuole per forza mettere a tutti i costi una dimensione ideologica, questa sì, laddove si parla di totalitarismo comunista che per di più ha fatto pure un sacco di morti, donne e bambini in Italia. Quindi, diciamo, nello specifico si fa una dichiarazione che nulla a che vedere con gli intenti della mozione, sempre secondo me, che parla di una cosa ben precisa. Cioè, non si chiede a un signore, la legge italiana non richiede ad un signore di essere d'accordo o meno sulle celebrazioni, come si diceva prima, per mantenere lo stesso argomento in onore o contestualmente, storicamente, della figura di Josip Broz, detto Tito. La Costituzione italiana non lo prevede, così come diceva prima il consigliere Tamburri, non prevede la negazione se un comune, tipo il comune di Ferrara, ha voluto, o Bologna, ha voluto intitolare una via a Josip Stalin. Questo la Costituzione non lo vieta. Vieta invece, no, che si celebrino delle manifestazioni in cui si esalta l'idea del fascismo, perché mettiamocelo in testa che piaccia o non piaccia non è ricevibile, perché secondo me è anche contro lo spirito dei padri costituenti, la buona parte dei quali era comunista praticante e ha sputato l'anima e il sangue per far sì che noi e voi oggi possiamo dire quello che ci diciamo. Comunque finisco. Non era dal mio proponente punto di vista, neanche è irricevibile dire se era dal mio punto di vista meno. È irricevibile. L'abbiamo fatta parlare. La mozione l'hanno scritta diciamo, i colleghi, allora, del PD, quindi, però per me è irricevibile. Diciamo, perché se no non ne ho. No, l'emendamento, se non viene accettato dal proponente, non viene neanche posto in discussione, quindi è inutile che facciamo la. Frangè, ben arrivato. Eccoci qua, anche il consigliere Meli ci ha raggiunto. Evviva. Allora, a questo punto direi di metterla ai voti non emendata, perché l'emendamento non lo possiamo votare perché non è stato accettato. Quindi, se c'è qualche. Non so dove sta il sindaco. Sto. Allora, andiamo in dichiarazione di voto sulla mozione, se ci sono consiglieri in dichiarazione di voto. Così. Allora, stiamo andando in dichiarazione di voto per la mozione come presentata, perché l'emendamento non è stato accettato dai proponenti, quindi possiamo andare in dichiarazione di voto soltanto sulla mozione così come presentata. Consigliere Lattanzi. Io volevo dare la precedenza al consigliere Ameli, ma. Come vuole. Precedenza all'anzianità. Non l'avevo visto neanche alzato la mano il consigliere. Allora, io veramente è circa mezz'ora che mi sto chiedendo di cosa stiamo parlando. Del nulla. Io credo che se un qualsiasi cittadino ascolano oggi fosse stato qui e avesse ascoltato l'oggetto del contendere, non l'oggetto della discussione, l'oggetto del contendere, io credo che ci avrebbe preso a sassate, perché stiamo veramente perdendo tempo, consumando le utenze del comune, quindi aggravando le spese del comune, in maniera del tutto inutile, parlando di cose, di idealismi di circa 80-90 anni fa. Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Io credo che se io ho necessità di una sala comunale e vado dal sindaco a fare una richiesta e il sindaco o chi per lui mi chiede di sottoscrivere una dichiarazione del genere, la prima cosa che direi è: ma che c'entra questo? A me serve una sala comunale, questo, che devo fare? Che cos'è, un processo all'intenzione? Di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma ascolta, io quando parlo, speri un attimo, quando parli, consigliere, io non ti disturbo mai, ti chiedo la stessa cortesia, grazie. Voglio dire, mi sembra che stiamo veramente perdendo del tempo. Che cosa c'entra? Vorrei sapere io il nesso tra il poter utilizzare una sala comunale e una dichiarazione del genere. Che c'entra? Qual è il nesso? Vuol dire che adesso alle persone che vengono a chiedere di acquistare i loculi, visto che è un'occupazione di suolo pubblico, gli chiediamo anche di firmare premorte questa dichiarazione. Ma di che cosa stiamo parlando?
Io sono contrario. Contrario a prescindere dal discorso antifascismo, anticomunismo, sono contrario a una dichiarazione del genere, sia se c'è scritto antifascismo che se c'è scritto anticomunismo, nel senso che ognuno pensa ciò che vuole e va rispettato per ciò che pensa, a prescindere da cosa pensa. Però non gli si può certo negare l'utilizzo di una sala comunale. No, che ti do la sala comunale se mi firmi questa dichiarazione, ma che è un ricatto? Che è un processo all'intenzione? Volete sapere quello che penso io ideologicamente, politicamente? Ma io penso quello che voglio. Questo ti risponde un cittadino normale, che ripeto, che per fortuna oggi non c'è stato nessuno qua, cittadino ascolano, che stava ad ascoltare quello di cui si stava parlando, perché altrimenti veramente non so che cosa avrebbero pensato le persone che ci avessero ascoltato, non lo so, boh. Consigliere Ameli. Si è prenotato lei, quindi prego. Grazie. Guardi, Presidente, io sinceramente tutto mi aspettavo tranne che dover arrivare a fare una dichiarazione di voto su una mozione così banale e così, diciamo, naturale per una città decorata dalla medaglia d'oro al valor militare per attività antifascista. Forse a qualcuno in questa sala dà fastidio, forse a troppi, come anche una provincia. A me spiace che la maggioranza guidata dal sindaco, il sindaco dia l'indicazione di votare contrario rispetto ad una mozione dall'alto valore politico e simbolico. Una mozione dall'alto valore simbolico perché in un momento come questo, in un momento dove viene messa in discussione Via Rasella, c'è un revisionismo storico strisciante, nel momento in cui la Premier, la Presidente del Consiglio parla di persone uccise solo perché italiani, senza capire che le persone che sono state uccise erano antifascisti. Quindi, diciamo, io non voglio entrare su queste pagine della storia, che non è che sono divisive, sono storia, e non è che possono essere interpretate o riragionate da qualcuno, da qualcosa. Quello che dispiace è che ci sia un preconcetto politico rispetto ad una proposta come questa, ma è un preconcetto che in qualche modo è in piena continuità, non condivisibile, assolutamente non condivisibile, signor Presidente, io direi anche non eticamente rispettabile, ma siccome siamo in questa sala consiliare, il Consiglio Comunale è il luogo massimo di rispetto le idee degli altri, però bocciare una mozione che sarà approvata già in altri consigli comunali, pari, non è che è stata fatta, è stato preso qualcosa di astruso, qualcosa di così lontano dalla realtà. Bocciare una mozione che abbia, diciamo, che riprende i dettami, riprende gli articoli della Costituzione è un'occasione persa per questa città, che potrà anche essere la migliore d'Italia, potrà essere la migliore del mondo, ma io, diciamo, mi sentirei in imbarazzo, signor Sindaco, a celebrare i momenti della Resistenza se poi dopo non do seguito negli atti pratici agli atti in Consiglio Comunale che questa maggioranza oggi boccerà. Quindi noi voteremo convintamente a favore di questa mozione, lo facciamo nella consapevolezza che non è una questione di parte, ma è una questione di storia e di democrazia e di rispetto della Costituzione. Se qualcuno non è d'accordo lo dica, ma questi sono i fatti, piacenti, se piaccia o non piaccia. C'è qualcuno che ancora forse deve fare i conti con la storia e deve fare i conti con quello che è successo qui sopra. Consiglio a tutti quanti, magari, signor Presidente, sai che potremmo fare? Ci andiamo a fare una commissione ad hoc, una commissione cultura, non vedo la Presidente della Commissione, Presidente della Commissione cultura, le faccio questa proposta. Perché non andiamo a San Marco e ci facciamo raccontare i fatti di San Marco e ci facciamo raccontare quello che è successo
al Colle San Marco, così magari, no, potremmo anche dare una valutazione più serena rispetto a questa mozione. Quindi un dispiacere che si scelga di votare contro, che l'amministrazione a maggioranza Fratelli d'Italia, guidata dal sindaco Fioravanti, su indicazione del sindaco Fioravanti, voti contro questa proposta. Noi ovviamente voteremo a favore. È una proposta che, ripeto, viene dall'AMPI, viene condivisa con associazioni del territorio e non è assolutamente divisiva, tanto che è stata approvata in altre parti d'Italia all'unanimità. Solo ad Ascoli, evidentemente, consigliere Attanzi, si perde tempo. Io penso che non si perda mai tempo quando si ragiona della città e del bene comune. Grazie. Consigliere Rosa, in delega del suo capogruppo, perché siamo in dichiarazione di voto, io non so il consigliere Agostini se è ancora collegato. Io il capogruppo non lo vede. Collegato, quindi prego. Se sono d'accordo i colleghi del gruppo. No, io allora innanzitutto volevo ricordare al consigliere Ameli che non è che noi bocciamo, bensì viene bocciato un emendamento che noi abbiamo proposto. Tra l'altro io sono andato un attimo veramente su Wikipedia per essere certo di quello che dico. Il totalitarismo è il termine più usato dagli storici per definire un tipo di dittatura al quale possono essere ricondotti il nazismo, il fascismo e lo stalinismo. Non capisco perché viene bocciata questo emendamento. Non capisco, ma è tutto. Allora, siccome noi vogliamo essere più democratici possibili, ho capito, ma parliamo di totalitarismo. Silenzio, consigliere Rosa, prego. E poi dopo, Francesco, poi dopo, se vogliamo fare veramente ma che ti costa dire che sei antifascista? Io questo. Cioè, ma qua tutti lo siamo, tutti, ma siamo tutti contro ogni tipo di totalitarismo. Questo, allora, questa Assise è contraria a ogni tipo di totalitarismo. Punto. Questo è quanto. Poi, se rifiutate l'emendamento, ne prendiamo atto. Però non si può dire che noi non accettiamo questa mozione, perché è diverso. Grazie. E io così, se emendata, come ha detto il consigliere Premici, ma non votiamo... è stato accettato l'emendato, consigliere. Ecco. Quindi allora io voto contrario. Voto contrario perché non, cioè, fare politica in questo modo è veramente impossibile. Consigliere Tamburi. Due parole, anche per rispondere al collega Lattanzi, cioè dice abbiamo perso tempo, ma abbiamo perso tempo perché c'è stata un'impuntatura per me spiegabile. Io ripeto, non l'ho presentata io, è un tipo di modo di fare legge all'americana, come stiamo dicendo anche col segretario, cioè dove si fanno dichiarare cose ovvie, scontate, forse superflue, però vista l'impuntatura, ma comincia a venire qualche dubbio, che però, ripeto, siccome si tratta una crocetta in più su un foglio, parliamo di un secondo scarso di tempo perso nel modulo. E non è un processo alle idee e alle intenzioni, ma un richiamo alla Costituzione dove dice che non si possono perseguire, non si possono professare, uno la può pensare, ma le idee nazifasciste per legge italiana non si possono fare. Gli altri totalitarismi, cioè con tutto che io proprio lungi da me l'essere vicino, ma in Italia uno può essere stalinista e può professare lo stalinismo, poi la gente lo prenderà in giro, sarà deriso, umiliato e ci sta tutto, però per legge quello si può fare, quindi l'emendamento che avete proposto secondo me è proprio sbagliato, anticostituzionale, è una roba che non c'entra niente, quindi veramente è comunisti in Italia, cioè ci sta ancora il Partito Comunista, peraltro c'è stato per anni, uno si può dichiarare comunista, io non lo sono mai stato, ci litigo e tutto, però per legge si può essere comunisti, quindi tu non puoi fare una cosa dove dici uno si deve dichiarare che non è comune e non può professare il comunismo, perché in Italia si può professare il comunismo, c'è un partito comunista italiano, ci sono i comunisti italiani, ci sono 3-4 partiti legali che professano, fanno proselitismo sul comunismo, sono ridotti a quello che volete e sono anche d'accordo, ma la legge dice questo, quindi non potete fare un emendamento contro la legge, cioè questo è, attenzione,
attenzione, perché quella roba che avete proposto voi io non l'avrei votata, ma proprio per autotutela, cioè non, uno non può dire sono contro il comune, il comune devo dichiarare, io non posso prendere la sala perché sono devo dichiarare che sono, scusate, contro il comunismo. Scusate, non siamo in dichiarazione di voto? Consigliere Massi. Sì, sono in dichiarazione di voto, sto spiegando perché consigliere Tamburi vada a conclusione. Voterò favorevole alla cosa, e non, però è scorretto dire che l'emendamento non è stato votato per pigna, perché io l'emendamento non l'avrei votato anche se Amelia avesse detto di sì, perché è una cosa secondo me contro la legge, attenzione proprio. Consigliere Premici. Cioè, allora, non è che è contro la legge, chiariamo un attimo, se io aggiungo qualcosa non è contro la legge, solo perché la Costituzione italiana, che in 139 articoli deve racchiudere tutti i principi fondamentali e valori di una nazione, non menziona la parola comunista. Io, tra l'altro, non era contro chi è comunista, contro chi professa il totalitarismo comunista. Precisiamo che è un sistema che è stato una forma di governo esistita, che esiste ancora in molte realtà, che limita la libertà e ha limitato la libertà in tante altre realtà, e se vi sfido, è legale. Com'è legale? Ma la Costituzione non manifesta la libertà di pensiero, e il comunismo non limita e annulla la libertà di pensiero. Allora la Costituzione è anticomunista, è anche questo, o no? Ma cosa diciamo? In Italia no. Ok, allora, quindi comunista, legge quella cosa. Consigliere Tamburi, consigliere Premici, vada in dichiarazione di voto. Totalitarismo comunista. Il totalitarismo comunista. Consigliere Tamburi, prego. No, ma siccome veramente, d'accordo con il consigliere Lattanzi, stiamo quasi impiegando più tempo per questa questione, che non dico che non sia importante, perché in premessa io ho detto che è un tema molto importante, ma prendiamo più tempo questo che per l'approvazione del bilancio, il che è paradossale. Io dico che non voto contro, non sono contro questa mozione, sono contro l'intento che l'opposizione vuole fare con questa mozione, ovvero, punto primo, dare la caccia alle streghe, perché se io fossi un cittadino di un'altra città e ascoltasse per la prima volta il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno, penserei: porca miseria, qui c'è una deriva fascista, totalitarista, nazista, a Carnevale fanno i carri con le svastiche, cosa c'è? C'è un pericolo, cioè non c'è libertà, non si concede, fra due giorni c'è un convegno di ascolto e partecipazione, non penso che i consiglieri di ascolto e partecipazione abbiano superato chissà quali ostacoli per fare un convegno, quindi non prendiamoci in giro, non diciamo che questa è una mozione che è banale, perché se fosse banale avreste, punto primo, accettato l'emendamento, punto secondo, caro consigliere Ameri, sarebbe venuto in commissione. Invece lei in commissione, lo ricordo ai cittadini, insieme ai suoi colleghi proponenti, non c'era. Quindi vuol dire che o ha meno valore la mozione che ha proposto, e quindi ogni discorso cade e ha ragione il consigliere Lattanzi, oppure se la mozione è importante ne discutiamo anche con l'emendamento. Come? Quindi aboliamo le commissioni allora. Cioè, silenzio, chiudo, vado a conclusione. Presidente, chiedo che venga messa al verbale questa dichiarazione, grazie. No. Accende il microfono, se vuole intervenire accende il microfono. No. Il problema è che no, non interpretiamo niente, perché sappiamo benissimo che da quelli scranni per fare demagogia, un secondo dopo aver bocciato o proposto qualcosa su Facebook e sui comunicati stampa erano già pronti per essere mandati ai giornali, quindi chi fa interpretazione non siamo assolutamente noi, ma diciamo il fatto. Vi dico di più, abbiamo fatto in modo che oggi si votasse questa cosa, 20 giorni del 25 aprile. L'abbiamo fatto apposta, guarda. Consigliere Procaccini, a microfoni spenti. Abbiamo deciso noi che si votava oggi sto diretto. Consigliere Procaccini, a microfoni spenti, sa benissimo che io ho detto che non è stato fatto così. L'abbiamo detto un quarto d'ora fa, a 2 metri di distanza fra me e lei. Quindi questo sa benissimo che non è, nessuno lo pensa. Quello che pensiamo però
è che non siamo contrari, o perlomeno io non sono contro a questa mozione, ma sono contro a questo modo di guardare l'altrui pensiero come il pensiero sbagliato. No, no, perché in qualsiasi contesto sociale l'altro viene visto come il nemico del pensiero unico. È una società che si sta votando al pensiero unico, e qualsiasi cosa uno esprima che vada controcorrente, contro il presunto progressismo, è visto come qualcosa di da demonizzare. Vada a conclusione, consigliere. E chi è antidemocratico è chi ha questo pensiero, non certo chi vuole discutere. Consigliere Speri, io l'apprezzo molto quando scendiamo i gradini sotto di Palazzo dei Capitani e discutiamo animatamente ma con reciproco rispetto di tutti i temi, ma in quegli scranni lei purtroppo ha una veste che forse non le appartiene. Esatto, esatto, sì. Votiamo contrario convintamente, perché siamo noi più della libertà rispetto ad altre persone. Consigliere Tacchini. Voterò contrario alla mozione presentata da Francesco Ameli, e mi associo a quanto già detto poco fa dal nostro sindaco e quanto detto dall'amico consigliere. Vi rispondo a fatti. Ho ricevuto qualche minuto fa un invito a partecipare un invito che mi è stato rivolto dall'ANPI a partecipare ad un convegno sui carabinieri nella lotta di guerra di liberazione, che si svolgerà il 19 di aprile. Invito che mi è stato fatto dall'ANPI e che probabilmente sarà arrivato anche ad altri colleghi consiglieri. La nostra correttezza, la nostra coerenza intellettuale ci ha fatto essere presenti ultimamente, in ordine di tempo da un punto di vista cronologico. Ho personalmente partecipato e ho accettato con piacere l'invito che mi è stato fatto dai sindaci di Monte Monaco, di Casal di Croce e di Acquasanta Terme a partecipare alle giornate della memoria, in cui abbiamo ricordato alla presenza soprattutto di tanti giovani che la storia non la conoscono, dove abbiamo ricordato coloro che hanno dato il sangue. Hanno dato il sangue fedeli a determinati valori. Noi in queste occasioni siamo stati presenti, io sono stato onorato dal sindaco che mi ha dato la sua fascia tricolore ed ho stretto la mano a coloro che erano presenti, con i quali ho condiviso. Ma allo stesso modo io sono stato presente insieme ai consiglieri che stanno qui al mio fianco, siamo stati presenti alla giornata delle foibe, alla giornata in memoria di Norma Crosetto. Sono tutte persone che hanno dato la vita perché avevano un credo. Penso che a distanza di tanti anni dobbiamo essere tutti noi superiori a tutto ciò che è successo. Certo, la storia ci deve far ricordare, ci deve far meditare e soprattutto non ci deve far cadere negli errori del passato. Quindi ritengo che la mozione del collega Ameli non debba essere presa in considerazione, perché ci sono dei sottintesi che è inutile, come già è stato detto, portare avanti. Quindi il mio voto, il voto del mio gruppo, sarà un voto contrario e ripeto, portiamo avanti il ruolo che ci siamo assunti come consiglieri, e soprattutto la storia ci insegna, andiamo avanti, diamo un calcio al passato, anche se triste, anche se drammatico per tutti noi, e soprattutto cerchiamo di creare e di costruire un'Italia migliore tenendo conto di certi valori. Vi ringrazio. Grazie. Sindaco. Grazie Presidente, grazie per questo dibattito molto ricco di spunti. Questo dibattito secondo me è molto importante perché dimostra di fronte ai cittadini chi siamo realmente, perché a parole siamo bravi, poi sono gli atti che contano nella vita e rimangono nella storia. E quindi è bellissimo quello che qualcuno fa,
nei social, nei giornali, che presenta una mozione, manda il comunicato stampa il giorno dopo, fa un post social il giorno stesso e poi quando questa mozione viene discussa in commissione il proponente non si presenta, perché come ha detto qui, chi se ne frega delle commissioni, poi ne discutiamo in consiglio comunale, almeno posso fare il comunicato, ci saranno i giornali poi che lo riportano. No, no, la politica è fatica, sacrificio. Realizzare gli atti, seguirli, manifestare la propria idea in tutti gli ambiti. No che uno non partecipa perché alla commissione non c'è lo streaming. No, no, perché il mondo non è una finzione, il mondo è realtà. Noi siamo persone carne ed ossa, siamo persone vere. Ognuno può avere la propria idea, la rispetto come tutti la rispettano. E sono contento di questo dibattito perché almeno tutti i cittadini hanno la possibilità oggi di capire chi, da chi sono rappresentati, sia in maggioranza che in opposizione. Sono molto orgoglioso della mia maggioranza, veramente grazie, grazie, grazie. Grazie ai partiti di maggioranza, grazie ai gruppi civici, grazie ai consiglieri di maggioranza. Perché hanno avuto l'intelligenza politica di non cedere al tranello, di dire no, così domani i giornali, no. I consiglieri hanno detto va bene perché nel contenuto siamo d'accordo. Nel contenuto siamo d'accordo. Allora emendiamola. Allora Ameli, il democratico, segretario democratico, Ameli ha detto... L'emendamento, se non c'è scritto quello che dico io, non si discute, basta. Questo è antidemocratico. Questo è antidemocratico. Questo è antidemocratico. Questo è antidemocratico. E quindi noi siamo andati avanti contro chi vuole depotenziare la democrazia, scrivendo un emendamento, lasciando tutto l'impianto di quella mozione, tutto, aggiungendo solo una parola, il comunismo e altri totalitarismi, perché dobbiamo combattere ogni giorno tutti i totalitarismi. Però qualcuno ha detto no, il comunismo va bene e non dobbiamo combatterlo, non ha fatto morti, noi non siamo d'accordo. E non siamo d'accordo tanto che quell'emendamento cercava anche di dare un messaggio forte da questa assemblea, un messaggio forte e non strumentale. Però non c'è stata la volontà, quindi l'emendamento presentato dal consigliere Premici in accordo con tutta la maggioranza è stato rifiutato democraticamente dai proponenti, democraticamente rifiutato. E quindi siccome noi siamo difensori forti della democrazia, non con chi dice se non voti questa mozione non puoi venire a San Marco con la fascia tricolore. Ma chi sei tu, Ameli, per dirmelo? Ma chi sei tu? Ma chi sei tu? Sei poco democratico? Direi forse di sì. Direi forse di sì. Però noi la bellezza della democrazia la vogliamo celebrare ogni momento, non solo sui giornali, perché in realtà... Se uno presenta una mozione e poi non va in commissione, non è democratico. Se uno presenta una mozione e poi il 27 gennaio non viene al cimitero ebraico, non viene alle manifestazioni per ricordare la giornata della memoria, è uno che non gliene frega niente della democrazia, ma che dimostra di voler apparire solo sulle prime pagine dei giornali. Questa è la cosa importante che esce da questo consiglio oggi, la differenza tra il centrodestra più liste civiche e il Partito Democratico. Questa è la grande differenza e che gli ascolani anche oggi hanno l'occasione di valutare in questo Consiglio Comunale. Io ovviamente essendo sindaco di questa città, avendo mediato poc'anzi su questa mozione, cercando anche di arrivare ad un testo condiviso con grandi barriere da parte di una parte dell'opposizione,
con una grande barriera del proponente addirittura. Mi dispiace molto, questo ferisce me perché in questo momento rappresento anche l'amministrazione comunale e veramente mi dispiace, perché io avevo creduto che questa mozione seguiva l'indirizzo di voler celebrare e rafforzare la democrazia, invece no, era pura propaganda, pura pubblicità. E sinceramente voglio veramente in conclusione ringraziare di cuore tutti i consiglieri. Io da sindaco di questa città, avendo mediato con questo emendamento, cosa con ostacolo, voglio dire due cose. Uno, dare tutta la mia solidarietà a tutte le persone, i commercianti ad esempio, che fanno occupazione di suolo pubblico. Io, secondo il proponente, dovrei dire a questi commercianti: se chiedi il suolo pubblico mi devi dire che sei antifascista, che rispetti la Costituzione, che rispetti le leggi. Non abbiamo pregiudizio, perché tutti i commercianti rispettano le leggi e si spaccano la schiena per lavorare. E tutti coloro che adottano Aiola si spaccano la schiena, spendono i soldi e il tempo per mantenere conservata questa città. E non permetto di avere un pregiudizio su queste persone, quindi solidarietà a loro. Io da sindaco di questa città non partecipo al voto, perché questa mozione l'avrei votata emendata. Siccome hanno fatto barricate contro un emendamento costruttivo valorizzando questa mozione, io sono molto dispiaciuto, mi dispiace, e ancora solidarietà a tutti gli ascolani offesi dal PD. No, l'aveva già fatto. Io ho chiamato prima in dichiarazione di voto. Metti al voto. Io ho parlato in dichiarazione. No, nessuno gliel'ha chiesta, gliel'ho chiesta io. No, che nessuno gliel'ha chiesta. Io ho chiesto se c'è una indicazione prima che intervenisse il sindaco. Guardi, la voglio far fare perché lei è così bravo nella storia, ma non nei regolamenti, e non sta ascoltando e sta mettendo in dubbio pure come ho condotto questa assise. È vero che io non sono bravo nei documenti. Perché io ho chiamato se c'erano altre dichiarazioni di voto. Allora abbia pazienza. Io non se lei era distratto, no, radica, ero distratto. Signor Presidente, ero distratto. Signor Presidente, non ha bisogno dell'avvocato difensore, il consigliere. No, non ho sentito. In ogni caso, se non la posso fare, non la faccio. Semplicemente non sapevo questa cosa qua, però avrei risposto 2 minuti se me li concedete, e comunque la dichiarazione di voto io non l'ho fatta, quindi se sta di fatto almeno votiamo. Non l'ho fatta, la posso fare. La mia dichiarazione di voto è lei non ha preso la parola prima quando io l'ho chiamata. Non l'ho capito, signor Presidente, se la posso fare la faccio, no, se lei mi dice che non la posso fare non la faccio, tanto facile. Sì, il sindaco ha fatto la sua dichiarazione per dire quello che doveva dire. Sì o no? La posso fare o non la posso fare? Ma la fa. Ok, grazie. Mi scuso ancora una volta con tutti. È vero, io non conosco i regolamenti, o quantomeno non me li ricordo. Mettiamola così. Due parole soltanto, così non vi annoio, almeno questo. Signor Premici, consigliere. È una dichiarazione di voto, non la domanda, non l'interrogatorio. È una dichiarazione di voto. La posso fare? Non la posso fare, signor sindaco. Adesso non la posso fare. Abbiamo riaperto le dichiarazioni di voto. Allora chi non l'ha fatta la farà come lei. Posso fare o non la posso fare? Se la posso fare, ora, mi concedete il tempo giusto per la Presidente, se riapre per le dichiarazioni di voto, non la può fare. Se non la posso fare, sto zitto. Tanto facile. Me la dà o non me la dà la parola? No, non la può fare perché avevo chiesto le dichiarazioni di voto e lei non l'ha fatta prima, quindi la sto mettendo ai voti. Mettiamo. Non mi ha sentito. Faccia così, consigliere Premi, consigliere Ameli, perché lei sa che faccio parlare tutti e faccio parlare, però siccome avevo chiuso lì. La ringrazio. No, stavo facendo.
Non ho subito niente, consigliera Meli, non ha subito niente, forse lei subirà qualcun altro, io non subisco nessuno, non gli permetto di dire che io subisco qualcuno, non glielo permetto di dire, lo dica ai microfoni che io subisco qualcuno, che io lo dica ai microfoni. Io ho fatto una domanda, ma si figuri, non ho fatto un'affermazione, signor Presidente, ho ascoltato il sindaco. Io l'ho sempre rispettato, e mi rispetti, no? Signor Presidente, ho ascoltato il sindaco che diceva non vado... È la sua un'affermazione grave. Guarda che sta lì, Stavo sentendo le motivazioni di Speri, perché stava dicendo che non avevo detto, forse l'hanno sentito. Ma guardi, io... Ecco. L'hanno sentito tutti. Quando l'ha alzata la mano? Io invece voglio dire che non voglio subire... Consigliere Massi, per favore. Prego, segretario, portiamo alla votazione della mozione. Fioravanti Marco. No, devi chiamare prima quelli da casa. Allora facciamo prima quelli che sono collegati. Agostini Mauro. Assente. Ameli Francesco è qua. Ascarini Marica. Assente. Cappelli Luca. Contrario. Filiaggi Alessandro. Filiaggi Alessandro. Mancini Vincenzo. Mancini Vincenzo. Assente. Massi Daniela. Contraria. Pantaloni Francesca. Contraria. Petracci Patrizia. Voto contrario. Trontini Laura. Assente. Votazione in aula, consiglieri favorevoli alla mozione. Contrari. Scusi, Presidente, un'informazione solo di metodo. I contrari sono a verbale? Cioè chi vota contrario, poi è possibile. Grazie. Sì. Sì, è tutto. Cioè tutto verbalizzato, è tutto registrato. E nella delibera trova i consiglieri che hanno partecipato, che non hanno partecipato, che hanno le delibere le vede, consigliere, quindi lo sa. Posso chiudere? Allora la mozione con 15 voti contrari e 4 favorevoli non è approvata. La seduta del Consiglio è chiusa. Buona serata. Presidente, per i certificati. Altrimenti può scrivere una mail.